Buonasera a tutti, ben ritrovati a coloro che hanno ascoltato anche Astrologia e Spiritualità e ben trovati invece a quelli che si stanno collegando in questo momento per conversazioni di astrologia. Noi siamo sempre Stefania e E Paolo, quindi ciao a tutti. abbiamo di nuovo con noi Ciro Discepolo, che salutiamo subito. Ciao Ciro. Grazie, buonasera a tutti. Ciao Stefano. Allora, la volta scorsa noi avevamo interrotto la trasmissione mentre Ciro stava parlando perché purtroppo abbiamo appreso proprio in diretta della morte di André Barbeau, che è stato un grandissimo astrologo, uno dei più grandi. Ed è stato anche il maestro di Ciro, quindi è successo proprio mentre noi eravamo in diretta, 2 martedì fa, e quindi direi che possiamo cominciare proprio da qui, da André Barbeau, e quindi se vuoi dirci qualcosa, Ciro, abbiamo parlato anche fuori onda prima dell'inizio, quindi vai pure. Va bene, e io questo pomeriggio proprio mi è venuto in mente di andare a rileggere una risposta, un commento di un blogger sul mio blog, che ho redatto un blog credo a settembre, poi l'ho aggiornato 2 o 3 volte fino ad oggi, ma è rimasto sostanzialmente lo stesso. E in uno dei commenti, io rivolgendomi a Sandro, un altro blogger e amico, poi, e questo era il 5 ottobre del 2019 alle 16:16, concludevo con un postscriptum. Non vi sto mettendo al corrente di eventi assai importanti che mi stanno riguardando in questo periodo, perché ne attendo altri a breve. Inoltre non posso e non voglio parlare delle mie cose più personali, se non a una cerchia ristretta di persone, come ho fatto in una lezione del corso di astrologia attiva di un anno fa e come penso di fare nella giornata conclusiva di fine maggio del mio corso di astrologia attiva per festeggiare il mio giubileo professionale, eccetera, eccetera. Ora, questo, come puoi notare dalla data, avveniva 3 giorni prima della morte del mio maestro. E io dicevo, mi stanno capitando eventi molto importanti e ne attendo altri a breve. E anche adesso io posso ripetere questa cosa, che stanno continuando ad accadere eventi molto importanti che mi riguardano e ne attendo altri a breve, a giorni, addirittura a ore si potrebbe dire. Però diciamo che questo mi dà il là per parlare di un certo argomento, ma poi nel dettaglio non parlerò di questi fatti perché appunto riguardano fatti molto personali e che però io utilizzerò diciamo per alcuni tra i colleghi o gli allievi e le allieve ovviamente, le colleghe che stimo di più, per farne una lezione sulle previsioni. In altri termini, penso che appunto questo sia una prova lampante, no? Che quando si fanno le previsioni e tu le scrivi in italiano o in inglese va bene lo stesso, purché non sia in filosofia, allora tu poi non puoi andare a 360 gradi, tu vai sul concreto e non, quando dici adesso non intendi che poi dopo 2 o 3 anni dici io ve l'avevo detto, io ve l'avevo scritto, no, se tu dici adesso vuol dire adesso. E una cosa che mi sta particolarmente a cuore da sempre, da quando ho iniziato a seguire gli insegnamenti di André Barbeau, è il discorso sulla datazione degli avvenimenti, a cui io, come dire, ho dedicato gran parte della mia vita
di studioso di astrologia, di astrologo. E secondo me quello è il punto dove ognuno deve arrivare se vuole fare l'astrologo. Poi intendiamoci, io con questo non disprezzo chi si occupa di filosofia all'interno dell'astrologia, perché nella società abbiamo bisogno di tante categorie diverse professionali, abbiamo bisogno dell'idraulico, del falegname, del radiotecnico, dell'elettricista e anche del filosofo e anche dell'astrologo. L'importante è che non si confondano le due cose, cioè che colui il quale è filosofo dell'astrologia poi non voglia giocare su due tavoli contemporaneamente. In che senso? Che quando magari scrive un blog o partecipa a una discussione sui social e dice che le previsioni non si possono fare perché il numero delle variabili è infinito e quindi noi non possiamo fare delle previsioni precise dal momento che il numero delle variabili è infinito. A me sta bene che lui dica questo, però non mi sta più bene quando poi qualcuno gli telefona e dice: senti, ma io ho un problema familiare così così, ma tu mi puoi aiutare? Io posso venire da te, tu mi puoi fare un consulto? Certo, dice il filosofo. E chiaramente quando la persona va da lui, non gli dice adesso parliamo del libero arbitrio, andiamo a vedere, non so, discutiamo sul sesso degli angeli e queste cose qua che sono argomenti per carità interessantissimi, però la massaia quando va poi dall'astrologo vuole sapere se il figlio in quel centro di recupero dove si trova entro un anno recupererà bene o no. Allora quindi ci spostiamo dal piano della filosofia al piano pratico e Andrei, il primo grande insegnamento che mi diede e che mi affascinò leggendo i suoi libri, fu quello di dire l'astrologo non solo può fare le previsioni, ma le deve fare, perché altrimenti non si può chiamare astrologo, si può chiamare studioso di astrologia, con tutto il rispetto, perché ci sono anche quelli che continuano a studiare le guerre puniche, come si sono svolte, le battaglie, via dicendo. È una cosa, come dire, legittimissima, ma non bisogna mischiarla con l'altra pratica, che è una pratica dell'astrologo, perché quando la persona va dall'astrologo, no, nel 99% dei casi non ci va per intervistarlo da un punto di vista culturale, di addentrarsi nei meandri del discorso epistemologico tra astrologia, scienza, scienze umane, filosofia, cioè, no, va lì con un'idea precisa. Io devo chiedere o no questo mutuo per acquistare una casa? Questo è il punto. E allora, nella lunghissima via che porta al tentativo di datazione degli avvenimenti, ogni autore, come dire, ha lasciato una scia dietro di sé, ha lasciato un segno, e poi saranno i posteri a giudicare, no? Gli allievi, ma anche gli avversari. Diciamo la valutazione, certo, può essere soggettiva, però nella maggior parte dei casi ci sono dei parametri che sono assoluti, cioè se i grandi editori del mondo pubblicano un certo astrologo e un altro non lo hanno mai infilato, qualche motivo ci sarà. E se un astrologo ha seguaci anche in molti paesi del mondo dove la propria nazionalità viene messa sotto i piedi da quasi tutti i cittadini di quel paese, beh,
Beh, qui diciamo che qualcosa, qualche elemento di giudizio, questo ce lo offre, però la cosa importantissima è il discorso che io ho fatto molte volte. Io so che partecipa spesso alle vostre trasmissioni Giuseppe Galeota, e che è uno dei pochi che ha compreso bene questo discorso del follow up, no? Perché qui si dice, qua non è che noi ti chiediamo la certificazione assoluta, tu metti la mano sul fuoco e devi giurare che avverrà in questo modo e secondo queste linee teoriche. Questo non lo si può chiedere a nessuno, visto che anche le previsioni meteorologiche sbagliano del 100% anche per 10 giorni di seguito. Eppure quella viene definita scienza esatta. No, io non dico questo, però il follow-up è importantissimo. Il follow-up consiste, che si applica molto in medicina, no? Cosa dice il medico? Dice, io al suo bambino che ha la febbre darò la tachipirina e la febbre scenderà. Questo è un esempio chiarissimo di follow-up. Perché si mette in campo un presupposto e poi a breve distanza di tempo si va a verificarlo. Allora, quando noi diamo una scaletta e ognuno dà la sua, no? Io per esempio dico che al primo posto assoluto ci sono le rivoluzioni solari che ci illustrano l'andamento di un anno, da compleanno a compleanno. Al secondo posto ci sono le rivoluzioni lunari, e ce ne sono 13 in un anno, e solo al terzo posto ci sono i transiti, però a una grande distanza dalle prime due, cioè diciamo che l'80-90% se lo giocano insieme la rivoluzione solare e la rivoluzione lunare. Poi un 10% riguarda i transiti, sia lenti che veloci, ma soprattutto questa scaletta, nella mia esperienza, io la applico ai gruppi familiari, non a un singolo individuo, a un singolo soggetto. Ed ecco che allora poi l'incastro, viene fuori un incastro dove l'astrologo che accetterà questa strada non si potrà poi in seguito sottrarre rispetto alle proprie responsabilità, non potrà dire no, vabbè, in questo caso non ha funzionato questo schema, allora andiamo a vedere le direzioni primarie. No, non lo potrà dire, perché se lui ha detto in partenza la scaletta è questa qui, non potrà a seconda dei casi buttarsi un po' a destra, un po' a sinistra e andare a pescare nel pozzo, nel cilindro magico per tirare fuori il coniglio. Lui dovrà rimanere inchiodato a quello che ha detto, a quello che ha scritto e quindi diciamo che nel bene e nel male questo può essere un suo punto di forza, se ha capito bene come si usano questi strumenti. E può essere un suo punto di debolezza, perché può essere anche crocifisso, chiaramente, per quello che ha detto, se poi le cose non funzionano in quel modo lì. Dunque, nella fattispecie, per tutta una serie di motivi che non vi sto qui a raccontare, appunto perché dovrei entrare nello specifico e non posso, ma considerando quella che possiamo chiamare la mia situazione generale dei vari cieli che riguardano le persone a me più care, è evidente che io mi trovo in un momento di grandi passaggi, dove intendiamoci, perché poi non vorrei che si equivocasse, io feci una piccola confidenza a Paolo l'altra volta, poi lui forse, preso dal fatto che io avevo appena ricevuto una bruttissima notizia, forse pensò che io stavo in un periodo negativo dove mi stavano accadendo tutti i fatti negativi. No, è il contrario.
A me stanno accadendo tutti i fatti positivi, ma molto positivi, di vario genere, dove all'interno ci sono anche degli eventi drammatici come questo qua, che purtroppo, come dire, faceva parte della mia vita, io lo sapevo già che quasi certamente avrei dovuto affrontare questo momento già nel 1971, quando scrissi la prima lettera ad André, un anno dopo che avevo iniziato a studiare. Lui gentilmente mi rispose, da lì nacque una corrispondenza. Poi ci conoscemmo personalmente al primo convegno internazionale di Milano nel 75 e via dicendo. Allora, dicevo, non a caso io ho aggiunto quel post-scriptum, e mentre noi parliamo tu te lo puoi anche andare a guardare sul mio blog, che appunto io dicevo, non vi sto mettendo al corrente di eventi assai importanti che mi stanno riguardando in questo periodo e via dicendo. Diciamo che il comune denominatore poi di questi vari algoritmi che io utilizzo mentalmente, soprattutto nella ricerca della datazione degli avvenimenti, il comune denominatore è un altro algoritmo che io creai diversi anni fa e che lo realizzai sotto forma di un software che si chiamava appunto Astral Detector, che io davo insieme ad Aladino quando vendevo i miei programmi di astrologia, sia Aladino che i vecchi Astral. E questo è uno strumento straordinario, perché io metto dei gruppi familiari, che so, un governo per esempio, tutti i ministri più importanti, ma anche il leader dell'opposizione, anche il capo dello Stato, anche il cielo dell'Italia repubblicana e via dicendo. E io metto questa famiglia di cieli e questo algoritmo mi tira fuori una curva. Quando ci sono dei picchi, allora lì sta succedendo qualcosa di grosso. E io, come ho potuto spiegare in passato, e ho fatto molti esempi che poi si sono verificati, e di cui è possibile trovare traccia all'interno di uno stesso volume. Questo secondo me è importante. Nel secondo volume del mio blog, che sono circa 500 pagine, una cosa del genere, di grosso formato, un librone che può uccidere una persona se glielo lanci in fronte, e io ho già pronto il terzo, ma non ho il tempo di impaginarlo, mi basterebbero 10 giorni per poterlo fare, ma non ho il tempo proprio materialmente, quindi non lo so se uscirà prima della fine dell'anno o con l'inizio dell'anno nuovo. Però nel secondo volume io ho voluto, nella prefazione, far notare al lettore che gli ha una possibilità, una chance, diciamo interessante, perché nella edizione digitale che c'è del libro, oltre a quella cartacea, c'è la possibilità, quella ebook per intenderci, c'è la possibilità di fare delle query, delle interrogazioni. Allora si può andare a cercare ogni volta che io scrivo la parola Astral Detector, e si troverà che nel 2008, infatti quel volume prende tutto il 2008, io feci molte previsioni astrologiche sul mio blog relative al governo. E la cosa interessante è che, oltre a leggere dove io scrivo le previsioni, sfogliando il libro, andando un po' di pagine più avanti, si trova la data in cui avevo previsto che accadesse qualcosa, e si legge il mio commento su quello che è accaduto, e che mi sembra sia uno strumento democratico
pratico di mettersi sotto analisi, no? Di permettere agli altri di valutare il tuo lavoro, perché altrimenti se io dico negli anni passati io avevo previsto questa crisi di governo tra Salvini e Conte, e vabbè, ma questo è, diciamo, qualcosa di ridicolo, perché dire negli anni passati e poi dire qualcosa di generico e poi non dire una pagina precisa dove uno ha scritto quello e poi quando si è verificato andare a controllare come si è verificato e in che termini, allora viene a mancare il follow-up. E questo mi riporta a un altro argomento che mi sta a cuore. Ultimamente spesso si mette a fianco all'argomento scienza, si mettono a fianco all'argomento scienza tutta una serie di riferimenti negativi che secondo me sono sbagliatissimi, perché per esempio si dice ah, la scienza è quella dei vaccini che ti fanno fare a go-go perché le case farmaceutiche devono guadagnare miliardi e miliardi e miliardi di euro. Oppure sono la scienza è quella che ti perfeziona le mine antiuomo e ti uccide milioni di persone. Ma non è vero, quella non è la scienza, quelle voglio dire, sono delle applicazioni sbagliate, mafiose, criminali, come vogliamo dire noi, dei risultati della scienza, ma la scienza in sé è qualcosa di nobilissimo. E chi va contro la scienza, secondo me, è innanzitutto un ignorante e poi sta su posizioni sbagliatissime. Ora, la scienza che io rispetto al massimo, mentre non rispetto molti scientisti o scientifisti, come li chiamava il filosofo Raffaello Franchini, no? Perché lo scientifista sarebbe la degenerazione dello scientista, vale a dire un talebano della scienza col pugnale in bocca che vorrebbe farci anche ruttare e copulare scientificamente, parole del filosofo Raffaello Franchini. Allora, io per la scienza ho il massimo rispetto e la amo, leggo tutti gli articoli che mi possono capitare sulle nuove scoperte, ogni volta che scoprono qualcosa nella lotta contro il cancro, gioisco e non ne parliamo. Però poi vedo anche, colgo anche un altro aspetto che certamente non mi fa piacere, ma devo dare ragione alle persone che si occupano di scienza a tempo pieno. Parliamo dell'atteggiamento che hanno verso noi astrologi. Il 99% degli uomini di scienza ci considera scimmie o pressappoco delle scimmie. E hanno ragione, perché prendiamo anche il caso delle scienze umane. Ora qua non si pretende che ci sia, che la scienza sia solo quella esatta, per esempio come potrebbe essere la fisica, qualcuno direbbe la matematica, ma la matematica non è una scienza, è una logica. Però diciamola la fisica va bene, anche se poi con il tempo cambia. Da Newton ad Einstein ci sono stati degli spostamenti importanti, però qual è il merito della scienza? È quello di autocorreggersi, vale a dire se qualcuno dice delle fregnacce, poi viene un altro e dice guarda, ti stai sbagliando. E ti dimostro in laboratorio, ti dimostro con 10.000 esperimenti o con tutta una serie di test che ti stai sbagliando. E c'è comunque dialogo, c'è comunque un confronto e si seguono comunque delle strade, dei percorsi che necessariamente devono essere oggettivi e non possono essere cambiati all'impronta ogni giorno, ogni settimana, ogni mese. Allora, quando per esempio
parliamo di una delle 34 regole mie, no? Per cercare di inquadrare bene un compleanno mirato. Allora io a volte leggo qualcuno in rete che scrive, dice no, ma quella regola lì è tutta sbagliata perché mio cognato 2 anni fa è partito, ha fatto il compleanno e gli è capitata una cosa completamente diversa. Quindi quella regola lì no, non funziona. Ora, io non mi preoccupo, diciamo, per carità, che ci sia qualcuno che pensi davvero di fare un lavoro di correzione delle 34 regole sulla base di un caso capitato al cognato 2 anni prima e poi letto secondo la sua ottica, non quella che propongo nei miei libri. Non mi preoccupa questo, mi preoccupa il fatto che giustamente la scienza e gli scienziati, quelli seri, quelli che non sono al servizio delle case farmaceutiche o dei costruttori di armi, la scienza quando ci vede dialogare in questo modo, o meglio non dialogare in questo modo, perché uno presenta il proprio lavoro di 50 anni sulla base di 120, oltre 120 libri pubblicati in 8 lingue, anche ricerche statistiche che sono state controllate da esperti di statistica, un confronto continuo dove migliaia di allievi hanno validato queste regole perché a loro volta anche loro hanno fatto centinaia o migliaia di test su quelle regole specifiche si sono trovati e poi uno si alza e dice no, mio cognato 2 anni fa che è successo un'altra cosa, quindi questa regola la togliamo da mezzo. Ma questo lo fanno le scimmie, non lo possono fare gli esseri umani. E ripeto, perfino in discipline che non sono affatto scienze esatte, come possono essere, facciamo il caso della sociologia, no? Che credo sia una delle più disprezzate dai fisici, dai matematici, dai chimici e via dicendo. Ebbene, la sociologia però ha dei percorsi euristici ben precisi che vanno verificati. Quando prima di Popper si diceva che per verificare se una disciplina è scientifica o meno, ci deve essere la possibilità di ripetere l'esperimento in laboratorio. Allora ecco che circa 50 anni fa Zichichi, famoso Zichichi, no? Scienziato siciliano, credo avrà più di 100 anni, il quale dice, se ne esce e dice l'astrofisica non è una scienza perché non si può ripetere in laboratorio l'esplosione di una nova. E allora noi rimaniamo sconcertati, perché se ci vengono a dire che l'astrofisica non è una scienza, rimaniamo sconcertati. Ma è evidente che la discussione da un punto di vista epistemologico, e quindi stiamo parlando assolutamente di sociologia, ma anche di filosofia della scienza e via dicendo, si deve ancorare a dei percorsi anche logici che poi devono portare a, come dire, a validare o a tentare di invalidare quello che dicono i colleghi. Invece in casa nostra non è così. Io la risposta che sento di più, no? Quando, non so, mio malgrado mi trovo in una discussione e allora si sta parlando di un certo argomento, io dico va bene, allora andiamolo a verificare. Facciamo un esempio pratico, prendilo tu. Prendi un personaggio storico, andiamo a vedere se è vero quello che stai dicendo. E la risposta che raccolgo di più di solito è, dice no, ma io non è che ci siano proprio delle regole precise, fisse, io la interpreto in modo esoterico e quindi diciamo che la valutazione varia da caso a caso. E per questo motivo gli scienziati pensano che noi siamo delle scimmie.
Non so se mi sentite perché ho preso in mano io la direzione del mixer e di tutto quanto. Ok, sì, si sente. E, bene, che facciamo adesso, Ciro? Partiamo da dove eravamo rimasti la volta scorsa, che parlavamo delle progressioni e della validità delle progressioni, oppure possiamo cominciare con delle domande? Sì, tu mi dicesti che c'erano diverse domande a cui io non potevo rispondere appunto perché ci fu quella legittima quanto brusca interruzione di trasmissione. Quindi se hai domande da parte del pubblico, ben Sì, beh, volentieri se io posso rispondere. penso di sì, perché ma la maggior parte sono proprio specifiche della tua materia. Sì. Allora, io prima di fare delle domande che mi arrivano da degli ascoltatori, ti vorrei fare una domanda mia, cioè personale, per cercare di capire. Allora, mi ha colpito molto una cosa che tu hai scritto su Rudyard, che in un congresso, un convegno, adesso non ricordo, insomma, ti disse: la tua non è astrologia. Perché mi colpisce? Non ho capito, puoi ripetere l'ultima frase? In un congresso? Ti disse che la tua non è Lui astrologia. disse a me, Sì. no, ma io e lui non ci siamo mai incontrati, io e Rudyard. Allora forse lo scrisse. Comunque lo scrivi su Guida all'astrologia, no? Cioè, nella parte iniziale, a un certo punto dice che Rudyard disse di te o della tua astrologia che la tua non è astrologia. Ma ricordo male a questo punto perché. Credo di sì, forse era qualcun altro, perché poi considera che io sono stato in contatto con i grandi e grandissimi astrologi del secolo scorso, quelli morti, diciamo, anche a metà del secolo scorso. Per esempio, io sono stato in contatto epistolare con Guchon negli ultimi mesi della sua vita, però era nel 1970. Ma con Rudyard mai, diciamo, non mi è mai capitato. Forse era un altro nome che adesso però non mi viene in mente a chi puoi Allora, guarda, stare riferendo. allora facciamo una cosa, facciamo una pausa, diciamo che sarà uno stacco Sì. tra la parte discorsiva e la parte delle domande. Nel frattempo diciamo anche agli ascoltatori che se vogliono ci possono mandare le loro domande o qui direttamente Sì. su Spreaker o anche su Facebook. E mentre va il brano che adesso ci sceglie Stefani, io vado a prendere, tanto è sul Guida all'astrologia che ho qui Sì, chiaramente, quindi voglio andare a vedere bene. questo punto e perché la memoria. Perché io ero proprio convinto di questa cosa, se mi avessero detto, guarda, ma metti la mano sul fuoco, io dico, ma certo che ce la metto. Quindi va bene, ci fai, Stefania, ci dai un brano e facciamo una piccola pausa, io cerco questa cosa. Sì, in realtà non l'avevo ancora preparato, perché tra l'altro volevo chiedere a Ciro se potevamo fare come l'altra volta che lui ci aveva segnalato dei brani che gli piacciono particolarmente e quindi insomma volevo mettere i suoi brani preferiti. Se riesci a dirmene uno al volo, Ciro, perché l'altra volta Sì, abbiamo... io te lo dico, perché non ci lincino, tipo Strangers in the Night del grande Frank, che mi fa venire i brividi ogni volta che che l'ascolto. Allora, guarda, la rimettiamo perché 2 settimane fa, quando abbiamo interrotto la trasmissione, l'abbiamo comunque Sì. messa come canzone finale, visto che tu ce l'avevi già indicata e te l'abbiamo anche dedicata alla fine della trasmissione. Però Grazie. la rimettiamo volentieri. Adesso la vado. Perché una volta ogni 2 settimane si può anche ascoltare, come la pizza, no? Uno la può mangiare anche una volta ogni Ma due guarda, settimane. a me piace molto Frank Sinatra, quindi diciamo che io apprezzo questa scelta. Allora, un attimo che la ritrovo però, perché non mi ricordo più dove l'ho messa. Eccola qua. Allora, adesso la Sì. inserisco. Ok, allora mettiamo Strangers in the Night di Frank Sinatra e ci risentiamo fra poco mentre Paolo cerca questa cosa sul tuo libro.
Ok, eccoci di nuovo qua. Ho Sì. trovato la parte che dicevo, che in Sì. effetti ricordavo non in modo del tutto esatto, però sostanzialmente la sostanza era quella. Leggo proprio testualmente, pagina 40 del tuo testo. Le cose serie cominciano col giudizio del ricorso alla statistica. Fra noi ci fu una persona che espresse un rifiuto integrale, assoluto. Dan Rudiar, in occasione di un viaggio a Parigi nel 67, mi dichiarò con tono categorico che i risultati di Gauquelin non avevano niente a che fare con l'astrologia. Eccone la conferma. Dan Rudiar mi disse Scusa. gentilmente un giorno: ciò che voi fate non è per niente astrologia. Questa cosa non mi interessa e voi perdete il vostro tempo. Quindi non era proprio che disse a te questa cosa, tu non fai Aspetta. astrologia, ma insomma la sostanza era questa. Quello che. No, credo che ci debba essere un refuso perché se non sbaglio tu hai detto 67? Ho sentito bene che tu hai detto 67? L'anno? Sì, 67, Sì. Parigi nel 67. Ma io ho iniziato a studiare l'astrologia nel 70, ci deve essere, credo, proprio un refuso banale a livello di errore di stampa, perché che pagina hai detto? 42? Pagina 40. 40 dell'ultima edizione, Beh, è la quinta giusto? edizione. Sì. Ah, ecco qua. Ma tu, scusa, ti stai riferendo a tutto un corsivo in cui sta parlando Gauquelin. Ah, sì, certo, Non sono sì. io che parlo, No, qui no, non per... No, la no, no, aspetta, critica no. degli astrologi. No, no, questo sì, lo so, però la frase era riferita all'astrologia scientifica fondata su basi statistiche, no? Quindi in questo senso, Sì, ma sì. questo era, diciamo, un battibecco, un duello, come lo vogliamo chiamare, tra Michel Gauquelin e Dan Rudiar. Questo te lo confermo, ma appunto parliamo degli anni 60, prima che io iniziassi a studiare astrologia. Io riporto questa parte della vita del grande Michel Gauquelin, quando lui appunto si scontrava con Dan Rudiar e con molti altri personaggi importanti dell'astrologia mondiale. Ancora una volta questo ci fa comprendere la grandezza di André Barbeau, perché André Barbeau è stato l'unico grande astrologo contemporaneo che, anziché porsi su basi di rifiuto totale dei risultati della statistica, ha detto no, no, andiamo a vederli questi risultati della statistica, perché io sono, come dire, avido di conoscenze. Se la statistica mi fa capire che Giove dopo la culminazione, cioè quando è già passato sul medio cielo, si trova nella nona casa, è più forte di Giove che sta congiunto al medio cielo ma nella decima casa. Allora questo non è una cosa da poco, è una cosa che mi obbliga a rivedere molte mie conoscenze passate. Quindi diciamo che ancora una volta lui ha potuto dimostrare, stiamo parlando appunto degli anni 60, quanto fosse grande, perché mentre tutti gli astrologi a livello mondiale si rifiutavano perfino di parlare con Michel Gauquelin, André invece dialogava con lui ed era interessato a tutto il discorso delle sue scoperte, delle sue statistiche. Ah, quindi ho capito, ma a me quello che mi ha colpito è l'incomunicabilità tra due mondi, cioè quello dell'astrologia scientifica basata su statistica e quella dell'astrologia, come possiamo chiamarla, evolutiva, carnica, perché Rudyard poi viene dalla teosofia e viene quindi da un ambiente Esatto. Diciamo strettamente. ci sono molte famiglie di astrologia, di astrologie, che appunto sono di derivazione, potremmo dire, filosofica, ma senza usare filosofico come spregiativo. La linea di demarcazione, la linea verticale a lavagna, la tracciò, come dicevamo l'altra volta, Morin. Stiamo parlando del XVI secolo,
E Moren disse: da una parte c'è l'astrologia giudiziaria, allora non esisteva l'astrologia scientifica, e lui diceva cioè l'astrologia che emette giudizi, dice quest'uomo per esempio uscirà di prigione prima di aprile prossimo. Ecco, questo è un esempio di astrologia giudiziaria. E poi ci sono 10, 100, 1000 astrologie che sono di tipo esoterico, di tipo evolutivo, di tipo karmico, di tipo religioso, di tipo psicologico, psicanalitico e via dicendo, che diciamo non sono affatto dirette in questo modo qua. E quindi la frattura c'è ed è grossa, è enorme, però io non sarei per l'astrologia giudiziaria anche sinonimo di scientifica, perché come ho scritto in uno dei libri a cui tengo di più, Requiem for Astrology, il discorso della statistica io non lo consiglio a nessuno, l'ho abbandonato io stesso dopo decenni, intendiamoci, dopo decenni di notti passate a studiare, con collaboratori vari, con fiumi di denaro che sono usciti, per i quali io non ho mai avuto alcun risarcimento da nessuno, e via dicendo, io mi sono convinto che quella non era la strada, ma che la strada era invece quella del metodo, che il metodo è una cosa e la scienza è un'altra. Perché la scienza dice che se anche tu ottieni un risultato statistico eccezionale, e io ne ho ottenuti due enormi, quello sull'ereditarietà astrale, che poi se vuoi ne parliamo, e quello sui 20 giorni prima e dopo del compleanno. Allora, anche se io ottengo e l'ho ottenuto un risultato statistico eccezionale, la scienza ti dice, sei bravissimo, sei stato bravissimo. E io controllo, verifico e vedo che hai fatto bene la statistica, hai messo i dati giusti dentro, hai fatto la raccolta del campione come andava fatta, hai randomizzato il numero che deve fare le coppie false rispetto alle coppie vere, è un vero numero random, insomma tutta una serie di controlli, per cui io non dico che tu hai sbagliato la statistica, anzi dico che l'hai fatta benissimo, però. E qua c'è il trabocchetto, perché una statistica abbia valore, tu la devi ripetere n volte, dove n può essere 3 volte se tu sei professore di fisica, non lo so, al MIT di Boston, mentre se tu sei un astrologo la devi ripetere 1333 volte, cioè anche molti secoli dopo che sei morto, e siccome tu non lo puoi fare, perché loro ti diranno sempre, non che tu hai sbagliato, ti diranno ogni volta che tu l'hai fatta bene, però diranno perché qualcosa sia validato in senso scientifico occorre la ripetizione dell'esperimento n volte, e ripeto, n può essere anche solo 3 volte. Per un professore regolare di cattedra al MIT, mentre per uno come noi che è feccia ci vogliono 1333 ripetizioni della terra. Allora io consiglio, voi fate la statistica per conto vostro perché è importantissimo se voi riuscite a estrapolare delle verità su numeri grossi, parliamo di 20.000 casi, 30.000, 50.000, io ho lavorato fino a 75.000 nascite. Allora voi ottenete dei risultati importanti. Poi la cosa buona da fare è seguire il metodo, cioè dire io scrivo a monte quello che mi aspetto di vedere e poi vado a verificare e tutti possono verificare se è vero o non è vero. Quindi non è che io mi trincero dietro poi
ma questo lo capisco solo io, non ve lo posso spiegare, no? Allora lì le regole, diciamo, allora lì giochiamo in maniera non corretta, secondo me. Noi dobbiamo dire quali sono le possibilità di verifica e tutti possono verificare, non solo io. Ho solo un collega che dice una determinata cosa, capisci? Sì, perfetto, chiarissimo. Quindi hai anche dato quindi una risposta alla domanda che volevo fare, cioè del perché dell'incomunicabilità di questi due tipi di approcci. Allora, senti, a questo punto, beh, parlaci di questa analisi statistica che hai fatto sulle date di nascita e dei rapporti con i genitori, cosa che io già so, ma lo diciamo per diciamo gli ascoltatori. Tra l'altro, io ho fatto una ricerca, cioè una verifica di quello che tu dicevi proprio anche sui miei familiari, e infatti, guarda caso, io ho l'ascendente a 13 gradi dello scorpione e mia madre ha il sole a 13 gradi dello scorpione. Cioè, quindi ho detto, Guarda, cavolo, c'ha proprio ragione Ciro, dicendo, sì, poi questa storia dell'ereditarietà astrale è meravigliosa e anche su questa noi dobbiamo dare prima il merito agli astrologi del passato, dei secoli passati, che avevano già intuito questa verità. Infatti, una delle testimonianze scritte più autorevoli che abbiamo sull'argomento ci è data addirittura dal grande Keplero, che nel suo De Harmonice Mundi scriveva a proposito del parto, dice: il bambino al momento del parto non è passivo, ma è fortemente attivo nel ventre materno. E quando si accorge che in cielo, in quel momento, ci sono le stesse configurazioni astrali del padre o della madre, o alcune configurazioni simili a quelle del padre e della madre, allora che fa il bambino? Dice Keplero, spinge forte per i fianchi e viene al mondo. È meraviglioso. E che ci fa capire che come tutto sia sincronizzato, e diciamo che questo poi è stato uno degli argomenti dei cavalli di battaglia di Michel Gauquelin e poi anche di sua moglie anni dopo, quando iniziò a lavorare con lui, per cercare di sconfessare l'astrologia. Cioè loro dissero: va bene, allora voi che dite? Che se loro lavoravano solo sui pianeti e sugli astri, sia ben chiaro, questa mia scoperta la possiamo considerare l'unica sui segni e non sui pianeti. Cioè Gauquelin diceva: se un bambino nasce con Marte dominante, ci sono molte probabilità che quando sarà adulto e avrà un figlio, anche suo figlio avrà Marte dominante. E se il padre e la madre hanno Marte dominante, le probabilità raddoppiano che il loro figlio abbia Marte dominante. Questa è, diciamo, in sintesi la verifica che hanno fatto su decine e decine di migliaia di casi, avendo tutti i risultati a favore dell'astrologia. E poi per le ragioni che conosciamo, questa è stata, diciamo, la loro debacle, la loro Waterloo, perché poi sono stati odiati dagli uomini di scienza e dagli astrologi, e il povero Michel poi prese le pillole e si uccise. E la moglie se ne andò a vivere a San Diego, in California, e poi dopo pochi anni morì anche lei. Ora, diciamo che questa cosa mi ha appassionato da subito, e del resto io cancro, ascendente cancro, era ovvio che dovessi avere, come dire, un'antenna particolare per le nascite. Già il discorso che facemmo l'altra volta su Eugene Jonas, il controllo delle nascite, ti fa capire io quanto tenessi e quanto tenga ancora oggi all'argomento ereditarietà astrale.
Chiaramente io, già iniziando a studiare astrologia, notavo delle cose che secondo il calcolo delle probabilità erano impossibili. Io ho una mia cugina vivente che è nata lo stesso giorno, mese e anno del marito, e si sposarono ed ebbero una bimba che nacque lo stesso giorno e mese dei due genitori, che è una cosa, voglio dire, quasi incredibile. Come calcolo delle probabilità, credo che siamo fuori di ogni logica che possa accadere questo dovuto al caso, anche perché di casi, tra virgolette, simili, io ne conosco tanti. Per esempio, io avevo un cognato che non c'è più da 2 o 3 anni, che era il marito di mia sorella Lia, poverina, deceduta a 51 anni di cancro al polmone, e quest'uomo, si chiamava Rodolfo, lui pensava di essere nato il giorno dopo della figlia, cioè lui era un, se ricordo bene, cito a memoria, lui era un 6 novembre, e tra l'altro altro, mio padre era un 6 novembre e la figlia cioè non era, è mia nipote, è un 5 novembre. Ora però quello che non sapeva il padre, io glielo spiegai varie volte, ma lui non lo recepiva questo discorso, che essendo lui nato a mezzanotte e mezza del 6 novembre del 42, durante la seconda guerra mondiale, quando c'era applicata l'ora legale estiva per tutto l'anno, lui in effetti era nato alle 23:30 del giorno 5, cioè lo stesso giorno della figlia. Ma di casi come questi, voglio dire, ce ne sono tantissimi. E non era questo quello che io volevo dimostrare, perché poi ho avuto la fortuna di poterlo dimostrare, anche la bravura di riuscire a dimostrarlo, di Dirk Astill, che è un giovane, giovane rispetto a me, non lo so adesso quanti anni avrà, ma insomma ci avrà meno 20, 25, forse 30 anni meno di me. E lui ha avuto la fortuna che come astrologo si è laureato in statistica e dove è andato a lavorare? È andato a lavorare all'Istituto Nazionale di Statistica francese, dove ha avuto a disposizione le date di nascita di tutti i cittadini francesi e le ha messe su un CD. Cioè, credo che è una cosa, come dire, uno che adora la Nutella rimane chiuso in un grande magazzino dove stanno tutti i barattoli di Nutella, una cosa simile, no? Per un anno. Allora lui, non avendo gli orari di nascita di queste persone, ha potuto fare delle comparazioni sui giorni di nascita. E anche lui ha validato la mia regola dei 20 giorni prima e dei 20 giorni dopo su tutta la popolazione francese, però diciamo relativamente ovviamente solo alle nascite, cioè dei figli rispetto ai genitori, e al giorno di nascita del soggetto e della morte del soggetto. Invece io ero sicuro che ci fosse un rapporto sui segni. Sui segni, quindi intendendo non Marte dominante o Giove dominante o la Luna dominante, ma quello che abbiamo detto prima. Quindi che cosa feci? Già proprio dal primo anno che mi misi a studiare astrologia, cioè avevo questo pallino, però ho dovuto rinviare di moltissimi anni finché fui in grado di poter portare avanti una ricerca del genere, perché avevo bisogno di macchine sofisticate, di aiuto da parte di programmatori, insomma, di poter anche retribuire gli esperti che dovevano fare tutto il lavoro di controllo, a monte, a valle della mia ricerca, e poi mesi e anni di lavoro per portarla avanti. E pensa, già giusto per farti capire la difficoltà, della ricerca, già procurarsi i dati di nascita era una cosa difficilissima, perché tu devi assicurare, quando fai una raccolta di un campione per una statistica, non è
come faceva il von Klockler, che un amico gli passava i dati di nascita di 10 tassisti e lui faceva la ricerca su 10 tassisti. Ora, al di là del fatto che era ridicolo fare le statistiche su 10 persone, ma le fanno ancora oggi, però c'era l'altro grande inconveniente, che tu ti pigliavi un pacchetto bello e pronto con una sola sorgente di dati, e che questo, da un punto di vista statistico, non può valere assolutamente. Hanno ragione, apro una parentesi, se ti fanno uno studio sulle malattie, per una determinata malattia, e ti prendono come campione un campione di tutte persone che vive sulla foce di un fiume in Centro Africa. Ecco che lì già c'è un vizio di base enorme, perché magari quella popolazione si nutre solo di pesci che pesca in quella zona e che sono tutti con una quantità di mercurio enorme all'interno. Quindi ai fini statistici tu non potrai dimostrare proprio niente, perché è sbagliato già il campione alla base. Ecco perché la statistica dice: tu devi fare innanzitutto un'ipotesi di lavoro, cioè devi dire prima quello che vuoi trovare, e non come ho visto fare molte statistiche su 10 parrucchieri, che tu esamini i 10 cieli natali e dici 5 di loro, non so, a Venere sull'ascendente. Allora deduci che i parrucchieri hanno Venere sull'ascendente. Non si fa così, si fa al contrario. L'ipotesi di partenza la devi fare prima di fare la statistica, il famoso follow-up. Dopodiché, nel mio caso, io dovevo controllare dei gruppi familiari. E come potevo procurarmi questi gruppi familiari? In parte io utilizzai i gruppi familiari dei Gokulin, quelli su cui avevano già studiato loro per decenni, e mi recai a Parigi e ebbi in più di un'occasione dei dischetti da Michel Gokulin e poi anche da Françoise Gokulin. Ebbi dei dischetti con migliaia e migliaia e migliaia di dati di nascita, in cui c'erano i dati del padre, della madre e dei figli. Ok? Però me ne mancavano ancora tanti. Allora io come pensai di sopperire a questo? Chiesi il permesso, perché solo attraverso il permesso di un magistrato io potei avere accesso a Napoli, all'epoca, questi libroni trascritti a mano e non nel computer, si trovavano a Piazza Dante ed erano libroni che ci volevano due persone per sollevarli. Allora io avevo il permesso del magistrato di stare in questa stanza dove c'erano decine di impiegati comunali che prendevano questi libroni e scrivevano su carta un estratto di nascita di qualcuno. Io in pratica ero costretto a randomizzare la mia ricerca, perché non è che potevo scegliere, dicevo datemi la lettera D. No, man mano che questi signori prendevano i libroni e vedevo che ce n'era uno disponibile, agguantavo quello disponibile, e chiaramente era frutto del caso. Non è che li sceglievo io, per cui nel corso della giornata, poi delle settimane e poi dei mesi, effettivamente il mio campione era random, perché io partivo, aprivo il librone a metà e leggevo un nome, non so, Mario Abate, nato a Napoli e mi segnavo la data. Dopodiché potevo chiedere potevo chiedere l'estratto di famiglia, da cui mi venivano scritti i figli, i nomi dei figli, la data di nascita, e poi dovevo andare nei singoli libri per trovare anche l'ora di questi figli. Quindi, diciamo, da questo lavoro immenso, sicuramente uno dei più grossi che ho fatto nella mia vita, poi io avevo posto 25 variabili che secondo me erano molto importanti e che ci potevano dare una
come dire, una prova della validità o della non validità sull'ereditarietà astrale, però per la prima volta indagata attraverso i segni dei familiari, non più attraverso i pianeti dominanti. Quindi tra le 25 variabili, la prima, che era proprio al numero 1, io misi, l'ascendente, secondo me, è uguale al segno di uno dei genitori. E poi se i genitori sono dello stesso segno, si raddoppiano le probabilità di trovare questa variabile. Bene, ora mi ricordo come se fosse ieri, ma saranno passati 30 anni, non lo so, una cosa del genere, che era una mattina di primavera, mi ricordo benissimo, ed era anche un giovedì mattina e me lo ricordo benissimo per altri motivi. Io ricevetti una telefonata da un professore che mi stava seguendo su questa statistica, il quale mi chiese, disse, ma lei cosa si aspettava di ottenere da questa statistica? Io dissi, professore, io mi aspetterei di trovare almeno un valore significativo, statisticamente parlando. E lui disse, su due variabili, lei ha ottenuto un risultato, ma non superiore alla significatività, ma enormemente più alto della linea di significatività. E quello è stato uno dei giorni più belli della mia vita, sicuramente, lo posso dire senza alcun dubbio. E tanto più che poi lui lo mise per iscritto e in una relazione, eccetera. E questa era proprio la variabile che quando io poi la pubblicai il libro con tutti i dati, tutti i riferimenti, la tabellina che era stata disegnata dal professore e con tutti i valori, quali erano i valori previsti e quali erano i valori invece effettivi che io avevo raggiunto, era una ricerca che avevamo fatto insieme io e Luigi Miele, che mi aiutava moltissimo con il computer, persona tra le più brave che io ho conosciuto da un punto di vista informatico, un vero genio dell'informatica. E allora noi ottenemmo questi risultati. La cosa bellissima fu, un attimo solo che sto prendendo un libro perché voglio verificare una cosa. Allora, e fu, diciamo, la reazione di Andrei. Infatti, questo è uno dei pochissimi libri in cui c'è una prefazione di Andrei Barbour. Lui si rifiutava di mettere le prefazioni nei libri, ma in un paio di libri miei accettò di farlo. E in questa prefazione bellissima che lui scrisse, magari la ripubblicherò, lui ebbe delle parole, ecco, dice, più, conclude questa prefazione scrivendo, più deterremo delle correlazioni sicure, più si fortificherà il sapere astrologico. Ciro aggiunge una nuova maglia alla già pesante catena. Può ben sperare di vedere il proprio nome scritto in lettere d'oro nel memoriale del Pantheon d'Urania, poiché al suo nome è legata una correlazione di eredità astrale che tanto si addice ad un perfetto cancerino come lui, segno in cui sono riuniti il suo ascendente e il suo sole. Ma devo dire che la soddisfazione è ancora più bella rispetto a questo riconoscimento che chiaramente mi venne solo da André Barbour, perché lui, essendo un grandissimo, non aveva paura a dire bravo agli altri, no? Mentre tutte le mezze tacche, voglio dire, i mediocri, non solo non si complimentarono con me per questa, ma mi attaccarono addirittura.
e me ne dissero di tutti i colori. Però la cosa invece che mi riempì di gioia, al di là di questa prefazione, fu che anni dopo, come sai, io lo andavo a trovare 1 o 2 volte all'anno a Parigi, poi ci vedevamo anche nei convegni in Italia. Lui, per farti capire, ha dormito nel mio letto, nella casa che avevo a Vico Equense. Io gli chiesi quando andavo a prendere all'aeroporto e lo portavo al convegno di Vico Equense, a lui e a Jacqueline, dissi: André, ma tu preferisci che io ti prendo una stanza in un albergo o vuoi stare nella stanza mia a casa, tu e Jacqueline? E lui sceglieva sempre di stare nella stanza a casa. Quindi ha dormito nel mio letto, questo per dire, no, è una cosa che mi riempie ancora di più di gioia. Ma quando io anni dopo lo andavo a trovare almeno un paio di volte all'anno, lui mi ripeteva sempre questa cosa. Diceva: Ciro, quella legge di cui hai verificato la verità statistica è così vera e io sono talmente convinto che sia vera che oggi io non inizio un consulto se prima non vado a cercare se è vera o no questa legge. In pratica, se mi arriva una persona che mi dichiara un orario di nascita con il quale avrebbe un ascendente, mettiamo a 3 gradi in bilancia, io la prima cosa che chiedo a questa persona è se suo padre o sua madre sono della Vergine. Se mi dicono che sono della Vergine, o il padre o la madre, io arretro l'ascendente di almeno 4-5 gradi. Questo per dirti che impatto ebbe anche nella pratica di astrologo di André un fatto del genere. Quindi diciamo che l'argomento ereditarietà astrale è affascinante, è fantastico, e c'è anche da osservare qualcosa che di cui scrissero i Gauquelin. Stiamo parlando che loro queste statistiche, queste ricerche le fecero fino agli anni, credo, probabilmente 50-60, giù di lì. Poi si accorsero che dagli anni 70 in poi cambiavano le cose. Per quale motivo? Per un motivo molto semplice, che mentre prima, quando i parti non venivano pilotati, per una questione proprio, diciamo, di funzioni dell'organismo, era molto più probabile che i bambini nascessero di notte o all'alba o nelle primissime ore del mattino. Poi, e anche legittimamente, anche giustamente, per comodità dei medici che non potevano stare svegli 24 ore al giorno, si fece in maniera tale che i parti venissero pilotati e quindi ritardati se le mamme arrivavano in ospedale, per esempio mancavano 3-4 ore all'arrivo del ginecologo, oppure anticipate le nascite se per esempio si stava facendo tardi e il ginecologo doveva andare via e smettere la sua giornata di lavoro. Ecco, questo fatto che noi a livello di società civile attuale abbiamo accettato totalmente, però in pratica ha comportato un gap generazionale enorme, perché infatti quando i bambini nascevano soprattutto di notte o soprattutto la sera tardi, mettiamo tra le 22 e le 24, in orari di questo genere, allora c'erano moltissimi ragazzi, bambini, che poi una volta divenuti ragazzi si chiudevano nella loro stanza, si mettevano a scrivere le poesie, i racconti, diventavano scrittori. C'era, diciamo, rispetto agli anni precedenti, gli anni 70 del secolo scorso, non esisteva la vita sociale all'epoca, no? Non esistevano
tanti singoli ragazzi che a casa loro studiavano o guardavano la televisione o giocavano a carte con i familiari, quello che fosse. Invece poi, da quando le nascite si sono concentrate moltissimo tra, possiamo dire, le 11 e le 13, per dare un orario, noi abbiamo tra le 10 e le 14, una cosa del genere, noi abbiamo che moltissimi ragazzi nascono con il sole o in decima casa o in nona, il che comporta che c'è un modo di vivere sociale che è completamente diverso da quello che c'era 50 anni fa, 60 anni fa. E difatti adesso i ragazzi vivono sui social, ma non solo nel senso virtuale, ma fanno anche vita comune perché passano le vacanze assieme, perché vanno nei villaggi di turismo assieme, fanno insomma tantissime di quelle cose insieme che prima non facevano. E c'è, e questo lo dicono i sociologi, c'è una maggiore dicotomia tra l'indirizzo mentale dei genitori e quello dei figli, mi sto riferendo sempre più o meno agli anni 70, 70, 80, ma adesso è cambiato di nuovo tutto perché i genitori di adesso potrebbero essere perfino i millennium, ragazzi di 20 anni, e quindi è chiaro che tutto il discorso va ampliato, va esteso, va diversificato. Però è interessante questa cosa. Tuttavia, diceva Gauquelin, e questo non lo disse più di una volta parlando direttamente, che lui venne a trovarmi anche due o tre volte a Napoli, l'ultima volta poco prima di morire lui si era preso una sbandata per una giovane donna che era diventata la sua compagna. Mi ricordo che venne in un febbraio, in delle giornate di gelo che io non le avevo sentite neanche in Nord Europa, tanto che lui che voleva portare questa giovane compagna in costiera amalfitana, soprattutto a Positano, Amalfi, eccetera, mi chiese, disse, ma dalle vostre parti quando fa un freddo atroce come questo, dopo quanto tempo finisce? E mi fece una risata, perché pensavo al freddo che faceva a Parigi a quei tempi, no? Che tutte le volte che andavo a Parigi mi congelavo, e dicevo, lui si preoccupa del freddo di Napoli. Comunque, questa cosa me la disse più di una volta Michel Gauquelin, e cioè disse, beh, è vero che da quando i parchi sono pilotati ormai i bambini vengono al mondo molto più frequentemente tra le 10 del mattino e le 4 del pomeriggio, senza alcun dubbio, e la statistica lo dimostra in maniera schiacciante. Però è pur vero che quello che diceva Keplero è altrettanto vero, cioè che il bambino in qualche maniera cerca di difendersi. Io ne ebbi una prova con mio nipote, che adesso ha una ventina d'anni, no, 22 anni forse, e che figlio di mio fratello, Nicolò, il quale lui doveva nascere un certo giorno perché mi sembra che era podalico e quindi avevano già detto a mio fratello, dove alla madre del bambino, a mia cognata, che dovevano operare, dovevano fare il cesareo, e avevano stabilito che il cesareo ci sarebbe stato di lì a 3 giorni, di lì a 4 giorni. Che cosa successe? Noi stavamo a luglio, e a luglio era il mese, diciamo, in prossimità del compleanno della madre, che è una cancro, mentre mio fratello è leone. Allora che cosa accadde? Che appena la luna entrò in leone 3-4 giorni prima della data stabilita per il parto, si ruppero le acque a mia cognata e lei ebbe giusto il tempo di arrivare in ospedale
E quando arrivò in ospedale, in quel momento sul cielo di Napoli si alzava anche l'ascendente in Leone e quindi si agganciò, praticamente il bambino si agganciò per due terzi al padre che era Leone, con la luna e con l'ascendente, e per un terzo alla madre che era Cancro e venne al mondo. E in un orario, in un giorno che non erano assolutamente quelli che erano stati previsti, per dire che poi la natura cerca sempre di difendersi, non ce la fa chiaramente rispetto a tutte le manipolazioni nostre, però sta di fatto che io ho avuto tantissimi esempi, come quello di mio nipote, conosco tanti casi che sono anonimi per il pubblico, ma di persone che ricordo benissimo, a cui sono capitati fatti analoghi. Bene, vogliamo passare alla prossima domanda? Ok, allora senti, la domanda è questa, questa è una domanda mia, personale, non, poi passo a quella degli ascoltatori. Io una cosa che non ho capito delle tue rivoluzioni solari, e su cui ancora c'ho molti dubbi, è questa qua. Cioè, perché uno stellium in una casa è necessariamente negativo? Cioè, se io trovo, per esempio, in una casa qualsiasi, può essere, vabbè, la seconda o quella che è, trovo uno stellium di Sole, Venere, Giove e mettiamoci pure, che ne so, Mercurio. Abbiamo un forte stellium. Secondo la tua scuola, questa cosa sarebbe un evento negativo, no? Poi, in prima e dodicesima Dipende casa, dalla casa. addirittura. Sì, dipende dalla casa. Dipende dalla casa. Sì, prima e dodicesima. Per esempio potrebbe essere molto In negativo. sesta, Ok. in Ma dodicesima e in perché? ottava. Sono quattro le case dove lo stellium è negativo. Sì, comunque per te è comunque uno stellium, è comunque sempre negativo in qualsiasi casa perché è l'equivalente di Marte o di, no, un'altra posizione negativa. Sì, ma Però in non per prima. me, attenzione, perché io, attenzione, non per me, perché io questo l'ho spiegato diverse volte, insomma, che io non è che mi sia svegliato una mattina e abbia detto, ma stamattina sulla base di una digestione difficile che ho fatto ieri sera, di una nottataccia con brutti sogni, stamattina scrivo le 34 regole, no, io sono andato avanti costruendo nella mia testa, perché poi non avevo bisogno neanche di prendere appunti in quanto ho una memoria veramente da elefante, e quindi io annotavo mentalmente tutti i casi che mi capitavano e li legavo sempre a delle emozioni. Il più delle volte erano delle emozioni sgradevoli che mi facevano fissare, diciamo così, nel cervello quella configurazione. Allora, come ho detto sempre dall'inizio dei miei libri, io non sono mai partito da posizioni che esistevano già, o meglio, sì, all'inizio sì, io seguivo alla lettera tutto quello che dicevano i grandi maestri e non mi permettevo neanche di mettere in dubbio neanche una virgola di quello che leggevo. Di Couchon, di Barbeau, di tutti i grandi dell'astrologia. Non mi permettevo neanche, però poi succedeva che un bel giorno io mi trovavo di fronte a un fatto che non riuscivo a spiegarmi. E lì si accendeva una lampadina. A seguito di questa lampadina iniziava per me una lunghissima ricerca. Come sappiamo, noi possiamo usare tre sistemi fondamentali nella ricerca: il metodo induttivo, il metodo deduttivo e il metodo dell'interferenza. Il metodo induttivo è quello che hanno usato, diciamo, tutti i ricercatori di ogni campo in tutta la storia dell'umanità. Lasciavano cadere un bicchiere, cioè mollavano la presa su un bicchiere, il bicchiere cadeva a terra, loro deducevano che ci fosse una trazione da parte del suolo per ogni grave e ripetendo un milione di volte questo esperimento avevano la conferma che se tu lasci un bicchiere a metà aria quello cade per terra. Questo è il metodo induttivo dove tu non parti da
da una regola che sta scritta da qualche parte, ma parti dall'osservazione. Poi c'è il metodo deduttivo, che è molto diverso. Tu stai nel deserto, a un certo punto vedi una pianta di rose, allora tu deduci che sotto quella pianta di rose nel deserto ci deve essere una pozza d'acqua. Ed è ovvio, perché altrimenti, insomma, andremmo nella fantascienza, nei miracoli, che sono comunque campi che non ci competono, almeno in questa sede. E quello è il metodo deduttivo. Poi c'è il metodo dell'interferenza, che ha usato Silvana Rieti, che ti ricordo è stato il più grande esperto di schizofrenia, sui cui manuali mi sono formato io, sia i tre libroni del trattato di psichiatria di Silvana Rieti, e sia Interpretazione della schizofrenia, un librone di 600-700 pagine, che mi servì moltissimo come base per la mia prima ricerca sugli schizofrenici. E lui fa questo esempio, dice: io ho in cura una ragazza. Questa ragazza dice: io mi chiamo Maria e anche la Madonna si chiama Maria. Io sono vergine e anche la Madonna è vergine, per cui io sono la Madonna. Allora, quindi diciamo che fondamentalmente esistono questi tre sistemi per portare avanti una ricerca. Il mio sistema è sempre stato induttivo. Cioè, quando mi è caduto un bicchiere per terra, ovviamente con la dovuta metafora appropriata al caso di cui stiamo parlando, se io non trovavo nulla che potesse giustificare quello, ma andavo a verificare, per esempio, che una cosa che non aveva mai scritto alcun autore, cioè per esempio che tre astri mettiamo cattivi, stavano in ottava casa, il soggetto aveva un anno di quelli che se lo sarebbe ricordato per tutta la vita, beh, io cominciavo a farci caso. E poi quando verificavo che questa cosa era vera, anche quando lo stellium era positivo, io non è che poi andavo subito a scrivere la relativa regola, che adesso non ricordo che numero sia. Ma facevo passare anni, 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 e anni, anni significava per me migliaia e migliaia e migliaia e migliaia di rivoluzioni solari mirate, dove, ripeto, la grande fortuna che ho avuto è stata la memoria. Perché a me cosa accadeva? Che mi chiamava un collega e siccome io ero sempre molto disponibile, questo però in passato, devo dire adesso non più, ero molto disponibile. Allora quelli sapevano che anche se mi chiamavano alle 3 di notte io rispondevo al telefono, perché tanto stavo sveglio, stavo studiando, e dicevano: senti Ciro, io ho una decina di casi di miei clienti che vorrei verificare con te se può andare bene, mandarlo di qua, mandarlo di là. Allora, non so, io in una mezz'ora mi facevo 10 rivoluzioni solari mirate. Poi, siccome con queste persone stavo in continuo contatto, entravo a far parte anche della vita dei loro clienti, perché queste persone poi un anno dopo mi raccontavano cosa era accaduto loro in seguito a quella rivoluzione solare che avevamo progettato assieme. E sì. Come ripeto, io ho un'ottima memoria, veramente straordinaria, ecco che riuscivo a mettere assieme, a comparare migliaia di situazioni diverse, dove dall'input iniziale fino al momento in cui ho scritto poi queste regole, sono passati anche dei decenni. Considera che le 30 regole che poi sono diventate 34, ma diversi anni dopo, le 30 regole furono pubblicate nel 1997 nel mio libro Transiti e Rivoluzioni Solari. Però tu ne trovi tracce in tutti i miei scritti, anche del 71, 72, quando scrivevo
Gli Arcani, che era il giornale fondato dal dottor Giovanni Armeni, e ho qualche volta credo che collaborai anche a qualche numero del giornale dei Misteri, altri giornali e via dicendo. Tu ci trovi i miei articoli dove trovi scritte già queste. Diciamo queste ipotesi che io lanciavo lì, dicevo io mi sono accorto che in un certo numero di casi è successo questo fatto. E ancora oggi le critiche più feroci mi vengono dagli americani, i quali molto, in maniera molto arrabbiata di solito mi scrivono, dice lei ha detto questa cosa. E devo dire che è vera perché io l'ho verificato su centinaia e centinaia di casi, ma lei dove l'ha letta questa cosa qui? E io cerco di ripetergli, no? Dico, guarda, questa è una scoperta, l'ho fatto io, ed è venuta fuori, e spiego loro come è venuta fuori. L'ultimo che mi ha scritto è un professore universitario che sta scrivendo adesso un libro di astrologia, il quale mi faceva la domanda sull'undicesima casa. Dice, lei ha scritto che l'undicesima casa è più luttuosa dell'ottava. Ed è vero! Scriveva questo in americano, no? Cioè, è verissimo, io l'ho riscontrato moltissime volte, ma lei dove l'ha letto? E io continuavo a dire, ma io non l'ho letto da nessuna parte, perché ancora oggi mi chiedo come mai i miei colleghi per secoli e secoli e secoli non si siano accorti di questa verità che è eclatante, che ce l'avevano davanti agli occhi e non se ne sono mai accorti. Però non c'era scritto da nessuna parte. Sì, Ciro, però la mia domanda era in realtà un'altra, nel senso, come ti sei spiegato tu questa cosa dello stereo? Cioè, un conto è trovare dal punto di vista statistico una cosa, e su questo non ci sono dubbi, né io dubito di questa regola, perché se l'hai detta tu, con tutta l'esperienza tua, non è dubito. Non riesco però a trovare la logica per cui quattro pianeti, tutti positivi in una casa, possano determinare un problema che io devo cercare di evitare, nel senso che io capirei se lo stellium fosse di Saturno, Sì, Plutone ma e Marte, Paolo, no? ma voglio dire, forse la domanda sarebbe veramente legittima se noi potessimo dire adesso che conosciamo tutto delle leggi dell'universo, questa cosa non fa acqua da tutte le parti perché va contro le leggi fondamentali dell'universo. Il punto è che noi non sappiamo l'architetto che ha creato l'astrologia, questo sistema incredibile, no? Che Jung diceva non poteva essere stato messo a punto 3.000 anni prima di Cristo, perché era troppo sofisticato, troppo elaborato, troppo incredibilmente complesso, e noi non sappiamo niente, quindi noi con umiltà ci dobbiamo inchinare a dire, ah, voi avete deciso, voi astri, avete deciso che se ci sono tre astri, Venere, Giove e Mercurio in ottava casa, quello sarà un anno di schifo per il soggetto. E io ne prendo atto, neanche a me piace, perché io sapessi i salti mortali che devo fare a volte per evitarmi una configurazione del genere, no? Che potrei magari farmi un aggiustamento piccolino, faccio per dire che ho fatto 2 mesi fa andando da Milano a Venezia, o facendo altre lunari, pochi giorni fa mi trovavo in Sardegna, quell'isola che si chiama Carloforte, che è il punto più ad occidente, non è il punto più ad occidente d'Italia, perché è meno ad occidente di Ventimiglia, però siccome sta di latitudine molto più giù, allora per la larghezza delle case, per il compleanno di Daniele andava bene Carloforte, ma non andava bene Ventimiglia, e a Carloforte comunque ci siamo dovuti spostare nella punta più occidentale dell'isola dove c'è il faro, perché non andava bene il porto. E quindi voglio dire, io tante volte allora potrei molto più facilmente andare a fare la lunare a Roma,
o a Venezia o a Torino, anziché, non so, qualche volta che me la sono dovuto fare addirittura a Petropavlovsk, estremo est della Siberia, o in Alaska o nella Mongolia cinese. Sono lunari che io ho fatto tante volte, mica su una sola volta, e ti assicuro che me le risparmierei abbondantemente se non avessi verificato che c'è questa regola e che io vado a verificare di volta in volta. Ok, quindi il perché in definitiva non sei riuscito a spiegartelo, perché guarda, è una cosa veramente che Ah, a me non mi lo so, attanaglia, cioè, perché no, io ma mi voglio attanaglia. dire, alcune cose io le posso anche immaginare, ma questo non Questo io ti significa, volevo non chiedere. significa, questo non significa però che quella sia la spiegazione. Per esempio, l'enorme potere luttuoso dell'undicesima, io me lo spiego col fatto che sta di fronte alla quinta, che è la vita, che è la nascita, sono i bambini e quindi quella è la morte, ma me lo posso spiegare a livello analogico, ma non è detto neanche che sia così, però questa è la spiegazione che riesco a darmi, ma non la cerco a tutti i costi, perché il mio rapporto con gli astri è di estrema umiltà. Se loro dicono che è così, e io lo ripeto in continuazione, credo più agli astri che agli uomini. Adesso lo dicono tutti, i miei allievi poi dimenticano di dire chi ha detto questa frase, che sta scritta già nei miei libri di quando ero un ragazzino. Però io credo più agli astri che agli uomini. Se loro mi dicono che quella cosa è vera, sì, mi farà anche arrabbiare, perché io dico, ma come? Io ti metto una bella Venere, un bel Giove, un bel Mercurio in ottava. Ah, ma perché tu poi mi fai il dispetto e mi fai diventare quell'anno un anno pessimo dove magari io ci metto molto denaro e escono soldi da tutte le parti, eccetera? Non lo so il perché, però sono consapevole dei miei limiti e perciò con umiltà accetto queste cose, ma non sfido mai gli altri a dire no, adesso mi dovete spiegare perché vi state comportando così, quelli mi fanno un soffio e mi fanno volare a 10 km di distanza e hanno ragione. Ok, va bene, allora adesso direi di fare una pausa con cui segniamo, diciamo, idealisticamente la parte in cui abbiamo fatto le domande nostre e poi partiamo con le domande degli ascoltatori della scorsa settimana. Sì. Ok? Ecco, però Va allora bene. chiediamo a Ciro che canzone vuole mettere, perché ormai abbiamo deciso che sarà così, che per tutta la Grazie, puntata. troppo gentile. C'era quella colonna sonora del film di Nicole Kidman che è The Show Must Go On, non so se l'hai mai sentita, quel pezzo bellissimo di Moulin Rouge, sai quando dice lo spettacolo deve continuare, lo spettacolo deve continuare, The Show Must Go On. È una di quelle musiche meravigliose che sono nel musical appunto di Moulin Rouge con Nicole Kidman, la trovo straordinaria, ma credo che se tu fai una ricerca brevissima in rete la trovi subito, oppure magari quella te la riservi per dopo. Un'altra che mi piace molto è Caruso di Lucio Dalla, magari anche quella potresti mettere. Allora, adesso cerco quella che hai detto, perché io conosco The Show Must Go On dei Queen, ma non so se è la stessa. Guarda, Allora, io so che ecco. sono tutti pezzi famosi di complessi musicali, che poi io sono di un'ignoranza mostruosa in campo musicale, sono tutti pezzi riarrangiati per il film Moulin Rouge, che secondo me è un capolavoro, io me lo porto anche in aereo, è uno dei film che mi rivedo quando sto in aereo, molte volte è fantastica quella colonna sonora. Allora, adesso ci vuole soltanto qualche secondo Per fare l'operazione. Nel per... frattempo io Se tu no, dico una cosa, perché comunque Ciro, io veramente, siccome su tutte le cose che faccio mi chiedo sempre anche il perché, no? E lo devo trovare, magari è mio interno, cioè non è detto che sia il vero perché. Quindi veramente sono mesi, forse anni, perché già quando
avevo studiato nella prima parte l'astrologia, ma Sì. all'epoca diciamo, me ne facevo meno un problema, ma adesso veramente è un'ossessione. Cioè il perché degli astri positivi in una casa come la seconda, come la terza, così devono fare un casino. Cioè questa cosa qui veramente, No, almeno a no, livello no, no, aspetta, in logico, cioè ti sei seconda dato e in una... terza, io non ho mai scritto che sono cattivi, in seconda e in terza. Io, se tu vedi la mia lunare attuale che ho fatto a Tenerife il 2 di ottobre, ho messo Sole, Marte e Venere in seconda casa, quindi li ho messi tranquillamente, perché la seconda casa li può prendere, l'ottava che non li può prendere. Ah, ottava prima e dodicesima, quindi. Ottava, Ok, prima, sesta e dodicesima. E va bene. poi gli stessi astri, per esempio, se tu li metti in decima sono eccellenti, Venere, Giove, Mercurio, ma sono eccellenti anche in settima, sono eccellenti anche in quarta, in terza, in nona, in undicesima, ovunque, tranne quelle quattro case. Va bene. Vedo che stai cercando qualcosa, non so se intanto No, sì, possiamo. perché cioè, perché può darsi che ho capito male Aspetta, io, però, per quell'altra. esempio, scusa Ciro, tu scrivi, Sì. cioè, ascendente di rivoluzione in seconda casa, o Sì. stellium in seconda casa, o sole in seconda casa di rivoluzione, e sono tutta una serie Di riferimenti. di riferimenti che in alcuni casi, insomma, bisognerebbe evitare, appunto. Cioè, lo stellium in generale mi sembra che nella rivoluzione solare, nella No, dodicesima, prima, diciamo sesta e ottava, sono terribili. che lo stellium, attenzione, perché poi lì subentra un'altra regola, che mentre Venere in seconda, per esempio, è sempre positiva, Giove in tre case può avere un effetto bistabile, cioè può funzionare in positivo, in negativo e anche in positivo e in negativo più volte durante l'anno. Allora, una persona che ha problemi economici, se tu gli metti Venere in seconda casa di rivoluzione solare, sicuramente quella persona avrà dei grandi vantaggi quell'anno da un posizionamento del genere. Se invece tu gli metti Giove nella seconda casa, è facile che quello andrà per strada. Io ho visto persone che sono finite in mezzo alla strada perché stavano in cassa integrazione, sono andati da un astrologo, che avendole leggiucchiato qualche cosa di mio, ma non bene, gli hanno messo Giove in seconda e quello è passato dalla cassa integrazione al licenziamento ed è finito in mezzo alla strada. E io non avrei mai messo un Giove in seconda casa a uno che sta in cassa integrazione. Siamo pronti. Bene. Ok, allora mettiamo The Show Must Go On tratto da Moulin Rouge e poi dopo, nel frattempo, trovo anche quella di Lucio Dalla e la mettiamo dopo, magari la Sì, mettiamo alla fine alla perché ormai fine, non ci sì, saranno. Va come bene. proprio canzone finale. Bene, ci sentiamo fra pochi minuti. Sì, a dopo. Ok, allora veniamo alla prima domanda, anche se questa domanda qui che veniva da un ascoltatore è abbastanza simile alla mia, perché è basata sul perché. A questo punto la risposta, diciamo, quasi me l'aspetto, nel senso che, allora, tu dici che le rivoluzioni solari sono nettamente superiori ai transiti come sistema previsionale. Ci Sì. sono altri astrologi come Lisa Murpurgo che diceva invece che sono importanti addirittura solo i transiti, se non ricordo male, anche rispetto a tutti gli altri. Perché? Che nella tua esperienza tu l'abbia riscontrato statisticamente, e vabbè, di questo non ne dubitiamo, insomma, però anche qui ti sei dato un perché, cioè per quale motivo le rivoluzioni solari sono un sistema e anche Ma lunari direi a che quanto mi. il motivo è lampante perché chiaramente un transito lento, mettiamo di Plutone, di Nettuno, di Urano sul Sole di un soggetto, può durare anche 2 anni, anche 3 anni di seguito, anche 4 anni di seguito in determinate zone dell'orbita di questi tre astri lentissimi. Allora, se un eventuale effetto da cercare diluito in 3 anni, in 4 anni,
invece noi abbiamo che in 3-4 anni una sola rivoluzione solare sarà terribile, mettiamo, con il Sole in dodicesima casa, Marte in dodicesima casa, è evidente che i fatti avvengono in quell'anno e non negli altri tre. E questo dimostra che in maniera, voglio dire, non c'è bisogno di fare studi su statistiche, su migliaia di casi. Io ho proposto dei casi eclatanti a conforto di ciò nella prefazione del secondo volume del blog. Ho voluto inserire quattro esempi, direi schiaccianti, che dimostrano la superiorità della rivoluzione solare rispetto ai transiti. Ve ne cito uno. Come forse ricorderete, poco prima del millennium ci fu una, come dire, un'ondata di popolarità per le operazioni in borsa, in banca, con le azioni, i titoli e quant'altro, e succedeva che tu ogni tre persone che incontravi, una di queste era un consulente finanziario, perché siccome effettivamente il millennio si concluse con una curva in ascesa vertiginosa, allora tutti, anche chi non era un addetto ai lavori, magari faceva il meccanico, faceva il portiere, si mise a lavorare come consulente finanziario. Poi cosa accadde? Che subito dopo il millennio ci fu la stangata, una fortissima flessione in banca, sul mercato delle azioni, a livello mondiale, e moltissime persone finirono letteralmente in mezzo alla strada. Che successe? Successe che chi poté scappare scappò in tutti i sensi, altri non potevano scappare perché per esempio le banche dall'alto della loro potenza, non so se fecero approvare ad hoc delle leggi o tirarono fuori delle leggi che già c'erano, per le quali veniva fuori che il responsabile non era la banca, ma era l'impiegato, il funzionario dentro la banca che aveva consigliato l'investimento in quei titoli. Per cui io conoscevo e ho conosciuto persone che hanno, che hanno fatto cause che sono durate anche 12 anni, 13 anni e alcuni di loro stanno rimborsando i clienti che hanno perso con un quinto dello stipendio che gli tolgono, cose di questo genere. Allora, in quel periodo, quindi parliamo dei primissimi anni 2000, 2002, 2003, ricordo che mi contattò per email un signore che era un funzionario di banca che si trovava in questa condizione. Lui mi disse: "Guardi, molti miei colleghi sono già stati licenziati, io sono il prossimo della lista, perché la lista dei prossimi licenziati è sulla scrivania del direttore e in bella vista, e tutti la possono vedere. Io sono il primo tra i prossimi licenziati. Le dirò di più, che io da 2 anni sto avendo Saturno che mi transita nella decima casa di nascita, e questo sarà il terzo anno, questo che comincia, in cui Saturno, oltre a stare in decima casa, sarà anche opposto al mio Sole. Quindi tutto lascia pensare che io entro un paio di mesi, 3 mesi al massimo, finirò a dormire sotto i portici." E poi arrivava la domanda: "Lei mi può aiutare?" Io chiaramente, prima di rispondergli, feci un controllo, verificai e gli dissi: "Sì, io sono sicuro di poterla aiutare." Allora, però, chiedendogli a priori, come facevo sempre, uno che mi mandasse l'estratto di nascita, perché non mi fidavo neanche se mi diceva che gliel'aveva sussurrato Gesù bambino nell'orecchio, è l'orario vero. Due, gli chiesi se lui era disposto ad andare
ovunque, in qualunque parte del mondo io l'avessi mandato. E siccome lui rispose positivamente a entrambe le cose, allora accettai di fare il consulto. Accettai e che cosa feci? Io gli misi semplicemente, poi non era una cosa semplicissima, ma in quel caso si poteva fare, Giove di rivoluzione solare stretto al medio cielo. Allora io devo tenere conservato da qualche parte, anche se ho avuto un trasloco molto difficile, come tu sai, 3 anni fa, e dovrei avere in degli scatoloni ancora la lettera di questo signore che mi mandò un anno dopo che era stato dove io gli avevo indicato. Sulla lettera si vedevano le macchie di lacrime, che erano lacrime di gioia, perché lui mi comunicava che era passato un intero anno da quando era partito per il compleanno e che non solo non era stato licenziato, ma che addirittura aveva avuto un aumento di stipendio. Allora io chiesi ai miei colleghi, e l'ho chiesto anche un mese fa quando ho pubblicato questo libro, ho detto: fatemi capire, può darsi che io sia io che non capisco bene, no, la situazione. Spiegatemi questo caso. Come ha potuto il Giove di rivoluzione solare elidere 2 anni di transito di Saturno in decima e il terzo anno di Saturno in decima? Saturno era anche perfettamente opposto al Sole. Il nome di questo signore era in cima alla lista dei prossimi licenziati. E la situazione era questa: lui, anziché essere licenziato, ha avuto un aumento di stipendi. Se qualcuno mi sa spiegare questo fatto con qualcosa che sia diverso da quello che io sostengo, cioè che una rivoluzione solare vale 1.000 volte di più dei transiti, allora io sono disposto a parlarne. Il fatto che ogni volta che io lancio queste provocazioni e metto dei casi chiarissimi, dove non c'è da interpretare, non c'è da andare nella filosofia, là o è bianco o è nero, non c'è la possibilità di leggere un grigio in quella situazione, però io non ricevo mai risposte, mai. E tu ne sei testimone perché oltre a leggere i miei libri, leggerai i libri di tanti altri autori e puoi verificare che nessuno ha mai risposto a una delle mie provocazioni con tanto di data. Che poi non è mai mio cognato, perché non solo io non sono in grado di mostrare i documenti, no, di queste persone, ma perché molte volte si rifanno a casi storici come quello di Matahari, no? Che Matahari, la spia olandese che durante la Prima Guerra Mondiale fu al servizio dei tedeschi e faceva la prostituta ballerina in Francia, però per mandare notizie come spia ai tedeschi, e poi fu scoperta e fucilata. E lei, mentre si trovava a Medan, perché prima di fare la prostituta e la spia, lei era una giovane moglie di un ufficiale della marina olandese, che era stato dislocato a Medan in Indonesia. E ti ricordo che a quei tempi, parliamo della fine del 1800, non è che si prendeva un aereo, uno si spostava da Medan a Leeuwarden, dove era nata lei, in Olanda o a Parigi. Lei stette lì 5 anni, 6 anni, e in uno di questi anni, mentre lei si trovava a Medan, quindi noi sappiamo con certezza che la sua rivoluzione solare la passò a Medan, le furono avvelenati i due bambini da una cameriera indigena e uno dei due morì quasi subito e l'altro, dopo atroci sofferenze, tipo un mese di atroci sofferenze, poi si salvò. E se tu vedi i transiti non ti dicono niente, e se vedi la rivoluzione solare però eretta per Medan, non eretta per Leeuwarden in Olanda, ti spieghi tutto, mentre se valessero le regole che dicono i miei avversari, questo caso non dovrebbe esistere. Anche su questo io ho chiesto spiegazioni e non mi sono state date, mai.
Bene, allora a questo punto leggo un'altra delle domande. Dunque, allora cambia qualcosa se, cioè cosa cambia se un pianeta è posizionato all'inizio o alla fine o al centro di una casa, sia nelle rivoluzioni solari che nei temi natali? Quindi la domanda è, cioè se cambia qualcosa e se cambia qualcosa cosa cambia, se è possibile farsi un'idea. Cambia solo se il pianeta è in cuspide, quindi può essere solo all'inizio, proprio ai primissimi gradi della casa o agli ultimissimi gradi della casa. Allora cambia perché funziona in due case, nella casa precedente e in quella dove si trova, nella casa dove si trova e in quella successiva, ma altrimenti o sta a un terzo della casa, o a metà della casa, o a due terzi della casa, non cambia nulla. Ok, poi, scusa che devo prendere, ce l'ho segnata sul cellulare. Allora, ecco, c'è qualcuno che ti chiede una cosa che effettivamente credo già di sapere la risposta perché conosco le difficoltà, però insomma qualcuno dice, ci vorrebbe un libro che parli, perché non ce ne sono in effetti di questo tipo, perlomeno delle principali congiunzioni nei temi natali, perché normalmente tutti i libri, compreso il tuo, riportano le congiunzioni doppie, no? Però ci sono delle congiunzioni triple, quadruple. Allora sarebbe interessante dire, ad esempio, non so, tutti i nati dal 64 al 66 hanno la congiunzione di Urano e Plutone. Che cosa cambia se ce l'hanno in decima, in nona, in ottava? Oppure alcune congiunzioni Lo so, ma sai, io qualcosina ho fatto nel percorso della mia vita, mi aspetterei che anche gli altri facessero qualcosa, quindi magari chiediamo a qualcuno di buona volontà di adesso di redigere un libro almeno di 300-400 pagine in cui va a esaminare le congiunzioni a 3, la congiunzione a 4, ma quello c'è una, mica solo quello, voglio dire, c'è un oceano di cose da studiare. Io ho sempre detto che se avessi tempo e tutto l'entusiasmo che avevo i primi anni, che però non mi è passato, è solo che lo sto convogliando su determinati argomenti molto specifici, ma se potessi scegliere a 360 gradi probabilmente mi occuperei delle armoniche studiate però da un punto di vista statistico, quindi con l'aiuto del computer su decine di migliaia di casi, perché penso che le armoniche siano una cosa seria, una cosa giusta. E ci sono tanti argomenti che dovremmo studiare, i singoli gradi che solo Van Wood conosceva, tutti gli altri che io ho visto in giro erano solo dei pagliacci, dei buffoni che dicevano di conoscere i singoli gradi dello zodiaco, ma non era vero niente. Van Wood li conosceva veramente e dava dimostrazione anche all'istante di saperli, di sapere di cosa stesse parlando. Lì c'è un oceano di informazioni che ci mancano e purtroppo io negli ultimi tempi, come forse già ti ho detto, cercai di convincere Peter feci da tramite tra lui e il mio editore. Lui era molto preoccupato perché diceva qui mi rubano il materiale, io poi muoio e qualcuno se ne prende il merito. E io gli garantii, dissi Peter, su quello di più sacro che ho al mondo, me ne occupo io in prima persona, ti do la mia parola d'onore, dovesse essere l'ultima cosa della mia vita, io difenderò il tuo lavoro come se fossi, non lo so, un marine all'assalto sulla spiaggia di Omaha, quello che sia, e io farò tutto quello che posso fare per portare a termine questa operazione. Lui si era quasi convinto, poi mi telefonò e disse: no, non ne facciamo niente, Ciro, io non me la sento. Lui era molto, come dire, diffidente, da buona vergine aveva una grande diffidenza e non si fidava. Probabilmente nel corso della vita aveva avuto anche delle fregature, quindi non mi sento di dargli torto, però resta il fatto che ci ha lasciato un vuoto enorme, perché lui aveva capito
cose importantissime che chissà fra quanti secoli verranno capite da un altro, da un'altra mente geniale. Senti, ma Quindi diciamo Peter che Van funziona Wood a tre non ha... Ah, o a scusa, quattro. pensavo che avessi Come? finito, vai, vai. Allora, dicevo, per cui le congiunzioni a tre o a quattro in una casa, diciamo che è l'ultima cosa di cui mi preoccuperei, perché veramente ci sono fatti molto, ma molto più importanti. La questione del singolo grado dello zodiaco si pone in grande evidenza nel momento in cui, per esempio, io per tutta la vita mi sono rifiutato sempre di suggerire il momento della nascita di un bambino, perché dicevo a chi me lo chiedeva, e me l'hanno chiesto in tanti, ma io non ho mai accettato, diceva, e noi che ne sappiamo che lo facciamo nascere a quell'orario e quel grado di ascendente non sia, insieme a un'altra configurazione astrale che ci sfugge in questo momento, la causa principale di una malattia rara. Allora io dovrei prendermi una responsabilità del genere, ma non lo farò mai. E invece potrebbe essere utilissimo se noi conoscessimo i singoli gradi di come dire, come dice ancora tuttora Eugene Jonas, che lui dice che è in grado di far concepire figli sani. Però questa è una parte che lui non spiega nel suo testo che pubblica io stesso in italiano. Senti, ma Peter Van Wood non ha scritto, potrei sbagliare, te lo dico perché l'ho ordinato da qualche tempo su eBay perché sono riuscito a trovarlo usato, il libro In che giorno sei nato, in cui spiega i 360 gradi dello zodiaco? Sì, ma non solo quello, è anche l'astrologo nel cassetto, altri libri. Ma lui, diciamo, in questo era molto abile, nel senso che non a caso si serviva di questi editori, diciamo così, senza voler offendere nessuno, che non erano proprio la crema dell'editoria in campo astrologico, erano libri che si vendevano forse anche nei supermercati, cose di questo genere, per fare cassetta. Però lui me lo diceva molto chiaramente, io là gli scrivo qualche cosina, ma non gli dico le cose fondamentali. Quello è il punto, che io lo volevo convincere a scrivere invece il libro sui gradi, ma quello con le cose fondamentali, con le verità assolute che lui era riuscito a capire. E là purtroppo Senti, ma non mi allora ti seguì. faccio io questa domanda, cioè per quanto riguarda i singoli gradi, noi abbiamo, vabbè, al di là dei gradi sabbiani che sono, diciamo, non hanno molto di astrologico, insomma, però c'è il calendario tebaico che viene dall'astrologia araba, Sì. che forse già qualche indicazione ce la può Sì. dare. Poi c'è un Ma libro no, che... perché sì, c'era il libro di Bartolo, che è stato uno dei primi libri pubblicati in Italia, addirittura figura di Giuseppe Di Bartolo, adesso non ricordo come si chiamava, mi pare proprio il calendario tebaico, una cosa del genere. Ma tu, poi c'erano i gradi di Leclerc. Allora tu vedevi, per esempio, che il 23° grado, se ricordo bene, dell'Ariete, per Leclerc era un grado mortale, lui lo chiamava un grado mortale, e per Van Wood era un ottimo grado. Allora se tu prendevi 3-4 autori, che poi era uno solo, perché era Van Wood, in quanto gli altri due si rifacevano alla tradizione di 2000-3000 anni avanti Cristo, e vatte a pescare che quanta fantasia ci fosse in quegli scritti. E uno era il povero Leclerc, che era un uomo di cui ti vorrei anche parlare, perché è una figura molto simpatica, molto amorevole, una persona squisita, però che faceva fantastrologia, cioè che lui aveva
schiaffato 15, 16, 17 pianeti nel cielo natale, gli aveva dato tutti i nomi, li aveva battezzati lui, Shiva, Suva, questo, quell'altro, e di cui metteva anche le effemeridi, figurati, che era una cosa che non stava né in cielo né in terra. Faceva fantastrologia, però come si poteva non volere bene a una persona come Leclerc? Tuttavia, era proprio, ti dico, fantastrologia, astrologia a livelli di fantasia totale. Senti, ma allora il libro invece di Gary Goldschneider, quello famoso che lo conoscono molti personologi, no? Che al di là della parte con i tarocchi, c'è cioè tutta una parte un po', diciamo, un poco scientifica e poco astrologica, però i giorni, che sono 365 giorni, giorno per giorno, dà delle direttive sul carattere della persona. E io quello lo trovo veramente molto valido, cioè ho visto che il carattere di base è dettato in quel libro e lui dice che ha fatto questa. No, Dice. no, dici. Tu Lui stai dice. parlando di Omar Garrison. No, Gary Goldschneider, che è un astrologo, che ha scritto un libro che è molto famoso in ambiente New Age, che si chiama Personology. E poi Ah, va bene, ha scritto anche altri libri, sì, per ho capito, esempio, sì. beh, quello lui dice che come è arrivato, diciamo, a quelle conclusioni, a tratteggiare un carattere per ogni giorno. Lui dice semplicemente, ha usato un po' il tuo metodo sostanzialmente, cioè ha radunato migliaia di casi, non solo suoi del lavoro, ma anche di personaggi storici del passato, e ha, diciamo, individuato le caratteristiche comuni di tutti quelli che hanno il segno in quel determinato grado, salvo poi ovviamente tutti i vari pianeti che cambiano la configurazione Sì. e il destino di una persona. Che mi sembra già un buon lavoro, insomma, non so poi però se ci sia qualcos'altro Io dietro. lo confrontai all'epoca, ce l'ho ancora nella mia libreria questo librone enorme, e lo confrontai con i gradi di Van Wout, che anche se lui non diceva niente, ma scriveva due righe su ogni grado, però tu potevi capire da quelle due righe se c'era una una vicinanza, una cuginanza. E invece ti ripeto, per dire, il 23° grado dell'Ariete per Leclerc era grado di morte, per Van Wout era grado di successo e di benessere. Allora, siccome Van Wout dimostrava davanti a te, ai tuoi occhi, che lui sapeva riconoscere i gradi, perché lui vedeva una persona e oltre a dire subito il segno solare e l'ascendente, non l'ho mai visto sbagliare né uno, di molti lui diceva anche tu sei nato il 5 settembre o il 6 settembre, e a volte sbagliava di un giorno perché non sapeva in che anno era nato il soggetto, e quindi vuol dire che lui i gradi li conosceva davvero. Ora, tutti quelli che si allontanano da quelle poche cose che lui ha lasciato detto, e per me sono bla bla bla, insomma, non c'è altro modo. Una sera che lui venne, che mi voleva far fare, te l'ho raccontato insieme, le previsioni, e mi voleva far dare 30 milioni di lire per fare le previsioni a Capodanno, una serata in un locale a Napoli. Io dissi: Peter, ma non hai capito ancora, io non le ho fatte mai queste cose, non le farò mai. Però poi andammo ad ascoltare lui un'altra sera che venne, non a Capodanno, e che lui era un grande showman, intratteneva lo spettacolo, un po' con l'astrologia, un po' con la sua simpatia straordinaria, un po' con la musica, che era bravissimo. Allora io andai a quella serata con le mie due sorelle e il marito di una delle sorelle, l'altra non era sposata. E come gliele presentai tutte e tre queste persone, lui mentre stringeva la mano disse ad ognuno di loro il segno solare e l'ascendente. Tu dimmi se hai mai visto fare questa cosa a qualcuno in vita tua. No, effettivamente
Devo dire no, a qualcuno ho visto fare qualcosa di simile, però Ciro, che sei tu. Perché io mi Sono. ricordo che quando ci incontrammo la prima volta, A tu mi dicesti. quello che ti dicevo, come ti dicevo, quello veniva da una legge statistica unica che io avevo studiato e quindi mi basavo su quel fatto lì. Ancora oggi, quando una persona mi dice che ha il sole in una casa, io gli dico, ma non dire stupidaggi, non può essere, tu sei nato mezz'ora prima, perché? E gli spiego il perché. Però quello è, come devo dire, è una cosa che tu ci ragioni, ma non è che io vedo una persona con la faccia e gli dico il segno solare e l'ascendente. È una caratteristica che in letteratura è esistita solo in due astrologi, Peter Van Wood e l'astrologo che fu il protagonista del romanzo di Miller, Paradiso Perduto, che quando Miller stette per un paio d'anni a Parigi frequentò tutto l'ambiente bohemien, tra cui questo astrologo che era eccezionale e faceva la stessa cosa di Van Wood, di dire a ognuno il segno solare e l'ascendente. Dopodiché Miller lo prese in simpatia, disse: senti, ma io adesso sono in California, a Los Angeles per Natale, quello lì c'è sempre un clima molto bello, perché non vieni con me una decina di giorni, io ti ospito. E quello subito disse: sì, vengo, vengo. Ed è il tipo Paradiso Perduto, quello si piazzò a casa di Miller, e dopo 5-6 mesi continuava a pretendere lavatura, stiratura e 100 lire al mese con Gio Totò, e quello poi alla fine lo dovette cacciare di casa perché era diventato un inferno, non era più un paradiso, e per di più piovve i primi 2 mesi, che erano tipo novembre e dicembre, o dicembre e gennaio, piove a diluvio ogni giorno per 2 mesi di seguito, di qui il titolo Paradiso Perduto. Però se tu ti spulci tutta la letteratura a livello mondiale, troverai solo due astrologi che hanno fatto questa cosa, Van Wood descritto da me nei miei libri e poi questo qua descritto da Miller. Ok, allora c'è una domanda di un lettore che ci ha scritto adesso e chiede, anche qui la risposta in realtà già lo so, però te la facciamo dire da te direttamente. Se una persona deve fare quella esperienza con la rivoluzione solare, non è solo un rimandare quell'esperienza? E non ho capito la domanda. Ma questa è una domanda in chiave karmica e quindi in chiave karmica, destinica, cioè sostanzialmente qui si parte dal presupposto che l'anima viene su questa terra per fare delle esperienze e le deve fare, ci sono degli appuntamenti col destino che sono scritti proprio. E quindi uno dice: se io con la rivoluzione solare mi evito un'esperienza importante che il destino Poi mi ha. non pagherò il doppio nella prossima reincarnazione, questo è il senso. No, o nella prossima reincarnazione, o comunque sempre in questa vita, però in un altro momento, insomma. Io qua denuncio la mia assoluta ignoranza in materia di, diciamo, di karma, di reincarnazione, di un Dio che metti in un foglio Excel tutte le volte che devi pagare un premio, non te lo sei scansato per poi fartelo pagare più avanti. Io di fronte a questo sono assolutamente impreparato e diciamo, ho sempre detto, e difatti l'ho scritto anche in un libricino che si scarica anche gratuitamente nel mio sito, che si chiama Quattro cose sui compleanni mirati, c'è anche la versione inglese, che dice: ma allora io faccio la domanda alla signora, con tutto il rispetto naturalmente, dico: ma lei, signora, che mi fa questa domanda? Allora io gliela giro questa domanda e dico: se lei sta passando sotto un palazzo e vede che le sta per arrivare in testa un vaso di 200 kg, che fa? Si sposta o resta e se lo prende? Perché sennò poi ha solo spostato di mesi o di anni questo pegno che le è arrivato dall'alto, ma non lo so come si definisce da un punto di vista karmico, religioso, eccetera. Io credo che tutti quanti,
se sono sinceri diranno no, io mi scanso. E allora con la rivoluzione solare facciamo la stessa cosa. Se vediamo che ci sta arrivando un masso sulla testa di 200 kg, noi ci scansiamo, poi qualcuno che è molto saggio e che conosce, diciamo, anche i disegni superiori di Dio e delle cose sacre, ci dirà, ma guarda che tu sbagli, perché poi dopo, se tu ti scansi questa cosa, poi comunque verrà un altro momento in cui dovrai subire questo fatto, un altro fatto, eccetera. Io, essendo laico, come ho sempre dichiarato, intanto mi scanso questo vaso di 200 kg, poi se me ne arriva un altro in un altro momento e sono, per dire, in un letto d'ospedale paralizzato, mi beccherò il vaso di 200 kg che mi arriva addosso perché non mi posso scansare, ma per adesso mi posso scansare e mi scanso. Se no, se noi arriviamo a giustificare un ragionamento del genere, dobbiamo poi accettare anche quello che fanno i testimoni di Geova quando lasciano morire i figli, perché dicono che se Dio vuole ciò non si può contraddire, non gli fanno fare la trasfusione di sangue in ospedale. E allora diciamo, il discorso si allarga ad attraversare anche se noi vediamo che sta arrivando una macchina a tutta velocità e decidiamo di attraversare la strada lo stesso, e per tutta un'altra serie di fatti della vita. Noi, non a caso, la mia scuola si chiama Attiva, Astrologia Attiva, che vuol dire che io non mi getto sul divano aprendo le braccia al cielo e dicendo alle stelle fate di me quel che volete, ma dico esattamente il contrario, mostro il pugno chiuso al cielo. E dico, venderò cara la pelle, poi magari non mi riuscirà, però ci provo. Ok, se mi consenti, Ciro, do ad Anuranda anche la mia risposta in chiave karmica, però, perché questa domanda qui a me me la fanno personalmente decine di persone. E spesso vengo da qualcuno dice, qualcuno che fa dei percorsi spirituali, mi ha detto il mio maestro che fare la rivoluzione solare mirata va contro il karma e quindi faccio una sorta di peccato, chiamiamolo così. Allora, in realtà, Anuranda, se il destino ci ha messo davanti determinate prove, sono le prove che il destino ci ha messo davanti, su questo siamo d'accordo. Ma se il destino ti mette davanti la rivoluzione solare mirata, evidentemente anche questo è un evento karmico, perché non tutti conoscono le rivoluzioni solari mirate. Anzi, diciamo che su 7 miliardi di persone sulla Terra, quante decine di migliaia sono? Forse Ma anche. proprio un mucchietto, una manciata. Sì, quindi sei tra quei pochi che ha in mano uno strumento non per eludere il karma, ma per andargli incontro con la rivoluzione solare. Farà parte del tuo karma, del tuo destino, di quello che ti è stato assegnato come missione divina, anche quella di studiare, verificare, di fare le rivoluzioni solari mirate. Cioè, non si riesce a capire perché. Se, appunto, è un po' come il discorso che facevi tu del vaso, o io faccio a queste persone in genere un esempio molto simile, cioè dico scusa, ma se tu ti trovi che ti sta venendo addosso un treno, certamente è il tuo karma che ti sta venendo addosso il treno, ma se ti avvertono qualche minuto prima che morirai sotto un treno, tu che fai? Ci vai lo stesso sui binari? Probabilmente no, ma perché vuol dire che dal punto di vista karmico il destino, Dio, le stelle, quello che ti pare, ti ha avvertito di questa cosa e ti ha messo in condizione di evitare una cosa che era una Però possibilità del tuo destino. Paolo, mi permetto di entrare nel merito, diciamo, di un campo dove ho già dichiarato a monte che sono di un'ignoranza mostruosa e dove purtroppo, a differenza di molte persone, non ho la fede, per cui nei momenti difficili mi devo tenere sulle spalle tutto il peso di quello che mi accade senza poter, come dire, sgravarmi di una parte di queste incombenze dicendo vabbè è stato il karma oppure è stato Gesù o è stato Dio e quello che sia. Però se mi consenti, io, dato che credo che niente succeda a caso, no?
Io ho avuto nella mia vita la possibilità non solo di conoscere, ma di frequentare alcune persone straordinarie, straordinarie dire poco, a cominciare da Giovan Battista Callegari della Radionica Callegari, che è stata una delle esperienze più formanti della mia vita. Ma poi io, ed era proprio l'alba dei miei studi di astrologia, che ti ricordo che io iniziai a studiare astrologia dopo aver iniziato a fare analisi del profondo, quindi per me è nata prima la psicanalisi, la psicologia junghiana, eccetera, lo yoga, eccetera, e poi è nata l'astrologia. Allora io a 20 anni, prima ancora, o meglio contemporaneamente, perché mentre iniziavo a studiare astrologia, io mi ebbi la grandissima fortuna di conoscere un signore che si chiamava Norbu e che poi ho saputo in seguito essere, dopo il, scusa, aiutami a dire come si chiama, la reincarnazione dei buddhisti sulla terra. Beh, ci sono diverse reincarnazioni, che se è il buddismo tibetano, ma è la No, reincarnazione. insomma, quello al posto del Papa, come No, perché il se la Dalai reincarnazione del. Lama, Ah, ecco, se è il Dalai Lama, allora la reincarnazione di Avalokitesvara si chiama, sì. Allora, a me è stato detto da persone molto religiose, ma anche che hanno studiato storie delle religioni, che hanno studiato moltissimo esoterismo, karma e via dicendo, che Norbu era allo stesso livello del Dalai Lama Norbu. Ora Norbu, quando io iniziai a occuparmi di queste cose, si trovava a Napoli, incredibile. Cioè lui, nato nel Tibet, si trovava a Napoli perché ebbe una cattedra di tibetano all'Università Orientale di Napoli e faceva di pomeriggio, insegnava Hatha Yoga al Palazzetto dello Sport. Io avevo deciso di iniziare a fare Hatha Yoga e quindi io iniziai a frequentare Norbu. E è stata un'esperienza straordinaria perché poi diventammo amici, lui mi invitò a casa sua a cena e io ancora oggi ho la pelle d'oca a pensare a quella cena perché era su Posillipo Alto. C'è una zona dove non ci sono strade, c'è solo aperta campagna, cioè in mezzo ai broccoli, in mezzo, che ti devo dire, ai cavoli, degli ortaggi, camminando a piedi per un quarto d'ora, con i piedi nel terreno, proprio che affondavano nel terreno, si arrivava a questa specie di bugigattolo che era la casa di Norbu, dove c'era questa moglie, e 3-4 figli, e dove lui ci offrì da cenare tipo una zuppa di fava, una cosa del genere. Ricordo questa moglie che io non mi rendevo conto, forse avevo, certamente avevo anche, come dire, avevo delle, sì, degli ostacoli mentali proprio ad accettare certe cose, perché io vedevo questa donna, che era minuta, piccolina, bruttina assai, ignorante, non riusciva ad aprire la bocca, non sapeva dire due parole di seguito. E io poi a un certo punto non ce la feci più e glielo chiesi al maestro, no? E dissi: maestro, ma non ho capito questo suo matrimonio, come lei si sia innamorato, e lui disse, insomma, mi fece capire che questa era una donna meravigliosa perché lui diceva andiamo a vivere, non so, in questo tugurio, che questa era una specie di casa per homeless dove stavano loro, una stanza dove loro vivevano e lei lo seguiva. Poi lui diceva andiamo a vivere a Pozzuoli, un posto ancora peggio, e lei lo seguiva e non diceva mai una parola. Certo, chiave. Oggi si direbbe che lui era un maschilista di quelli terribili, perché aveva una moglie che ubbidiva e faceva tutto quello che lui diceva, non era
proprio il massimo della lode che potesse fare a questa moglie. Però al di là di ciò, lui da un momento all'altro decise che avrebbe smesso l'insegnamento dell'hatha yoga, diciamo dello yoga, quello fisico, e avrebbe iniziato invece l'insegnamento dello yoga spirituale. E fu proprio mentre io lasciavo Napoli, andavo a fare il mio servizio militare, prima a Bari, il CAR, e poi all'aeroporto di Latina. Però poi noi ci siamo visti altre 2 o 3 volte quando io tornavo in licenza a casa, e allora io intanto avevo iniziato a studiare astrologia e gli raccontai di questa mia idea di far spostare le persone nel giorno del compleanno, appunto del compleanno mirato. Lui mi ascoltò per bene. E poi disse: ma certo, ma questa cosa è giusta e funziona. E quindi voglio dire, tutti poi in seguito ho avuto molte persone che erano buddiste e che andavano ogni anno in Tibet a chiedere al loro monaco buddista se potevano fare questa cosa del compleanno mirato. E tutti quanti quelli di là gli dicevano che era una cosa giusta. Quindi, da quello che ho sentito dire io da estraneo, questo fa storcere il naso a molti buddisti italiani, ma i buddisti, quelli proprio originali, made in Tibet, non hanno mai avuto neanche un dubbio sul fatto che funzionasse la cosa. Pensa che mi raccontò questo episodio Norbu. Norbu intanto, quando decise di fare, di iniziare l'insegnamento spirituale, nel giro di una settimana fece tutti i capelli bianchi. E io ricordo anche che rimanevo affascinato dal fatto che lui un quarto d'ora prima della lezione andava a defecare, a comando, perché diceva che doveva purificarsi prima di fare la lezione di yoga. E mi raccontò questo episodio. Anzi, questa realtà disse che lì da loro in Tibet le università, all'università si studiava per 6 anni di seguito astrologia, astrologia tibetana, che era la materia più importante di tutte quante, e si faceva un numero di ore impressionanti ogni settimana di astrologia, che era il doppio delle ore dedicate, non so, alla matematica, alla fisica, alle scienze, alla medicina, tutte le altre. E poi mi fece questo esempio, disse: da noi qualunque cittadino debba fare qualcosa, la fa dopo essersi consultato con il suo astrologo personale. Se per esempio deve partire per fare un viaggio, va dall'astrologo e l'astrologo dice: guarda, devi partire domani mattina alle 6 all'alba. E quello rispondeva: ma io non posso domani mattina all'alba, non sono pronto. E allora l'astrologo gli spiegava: non ti preoccupare, tu parti, mettiti uno zaino in spalla con tutto quello che ti serve, parti domani mattina alle 6, fai 200 metri, poi ti fermi e torni indietro. Il viaggio è iniziato, poi tu lo potrai riprendere fra un mese, fra 20 giorni, fra 40 giorni, ma il viaggio è iniziato nel momento giusto astrologico. Quindi voglio dire, lui era così profondamente edotto delle questioni astrologiche da discutere anche queste forme di astrologia elettiva che io condivido assolutamente, che ho sempre condiviso dall'inizio dei miei studi. Ma la cosa fondamentale, ripeto, e Norbu era un astrologo che credeva profondamente nel karma, e diceva, quando io raccontavo che volevo fare questa cosa, lui diceva anche agli altri allievi: diceva, ascoltatelo, perché questa cosa è una cosa giusta. Ecco. Sì, allora guarda, poi aggiungerei una cosa per Anuranda. Nell'astrologia vedica c'è
da sempre tutto un sistema che sarebbe assolutamente, diciamo, equipollente a quello che Ciro chiama esorcizzazione del simbolo, di cui poi un po' ci ha parlato con questo fatto del viaggio, eccetera, ma che serve per attenuare i transiti negativi di Saturno, di Marte, eccetera. Se fosse contrario all'etica, diciamo, della legge del karma, neanche queste cose sarebbero ammissibili, e quando invece sono proprio praticate da sempre in astrologia vedica. Certo, le rivoluzioni solari le ha inventate Ciro in Occidente, e è chiaro che l'astrologia vedica non ce le ha. Ma perché non ce le ha? Perché, ma chi è che si mette a viaggiare nell'India del 1200 e faceva il compleanno mirato? Non era una cosa possibile. Ma facevano altre cose, cioè io ho riscontrato che in questi libri di astrologia vedica ci sono sostanzialmente cose che sono assimilabili a quello che nel suo Astrologia Attiva Ciro consiglia quando non si può fare il compleanno. Quindi dice, sostanzialmente Ciro dà una serie di consigli per affrontare i transiti negativi di Saturno, di Marte, eccetera, qualora non si riuscisse o non si potesse fare il compleanno. La stessa cosa che fanno gli astrologi vedici. Non hanno mai sentito, non hanno mai inventato la rivoluzione solare mirata, perché solo, come scrive Ciro poi nei suoi libri, è l'aereo e la possibilità di viaggiare in poche ore e raggiungere tutte le parti della Terra c'è da qualche tempo. Soprattutto c'è da qualche tempo a basso prezzo, perché negli anni 60 andare negli Stati Uniti in aereo costava quanto due stipendi medi di un operaio. Oggi Sì, sta vai a New bene, York però con bisogna 350 euro. dire che nell'antichità si viaggiava moltissimo per mare, eh? Però nonostante ciò nessuno ha mai pensato di poter applicare questa cosa. E anche quando Holguín scrisse quella frase fatidica, diciamo, che poi diede lo start, letta attraverso il libro di André Barbeau, Il trattato pratico di astrologia, in cui lui diceva, ma lui si riferiva solo, lui utilizzava la carta del cielo di rivoluzione solare solo ai fini della previsione annuale, non perché pensasse neanche lontanamente di utilizzarla come la utilizzo io, però lui diceva questa unica piccola, grande, enorme, gigantesca verità, che quella carta doveva essere calcolata per il luogo dove si trovava il soggetto in quel momento. Ed è la stessa cosa che ha scritto Barbeau nei suoi libri. Anche gli ultimi anni, no? Quando determinati farabutti italiani, pseudo-colleghi, ma diciamo più vicini alla figura di Giuda o del serpente che a quella di un collega o di un'amica, andavano ad aizzarlo contro di me, no, sulla questione delle rivoluzioni solari mirate, e lui non si è fatto mai plagiare, perché lui non le utilizzava le rivoluzioni solari, però è da grande uomo qual era, lui in ogni suo libro ha ripetuto questa cosa, anche negli ultimi libri, per esempio di 4 anni fa, di 5 anni fa, che erano edizioni completamente riviste di suoi libri di 30, 40, 50 anni fa, alla voce rivoluzione solare, lui scriveva: questo grafico si deve erigere per il luogo dove ci si trova nel giorno del compleanno. Poi lasciamo perdere che lui non lo usasse, però la verità è che lui era assolutamente d'accordo sul fatto che da un punto di vista tecnico la carta la devi erigere per dove ti trovi in quel momento, e se tu la erigi per il posto dove ti trovi in quel momento, giustifichi anche tutto quello che ci ho costruito io sopra dopo, capisci? Quindi diciamo che anche nell'antichità, se tu vedi i persiani, ma anche i norvegesi, anche gli scandinavi, viaggiavano, che era l'ira di Dio. Addirittura c'è un mio amico giornalista che sostiene che già ai tempi dei romani si andava in America con le navi, eccetera. Ma al di là di questo, si viaggiava comunque parecchio, vedi Marco Polo. E il fatto che nessuno ha mai pensato di poter utilizzare, da un punto di vista spermativo, questa grande verità scientifica, che il cielo di compleanno ha
a meno che uno non sia indomente totale, va eretto per il luogo dove ti trovi in quel momento, non dove ti trovavi 40 anni fa. No, non avrebbe senso. Jung diceva: ogni cosa che nasce sulla Terra prende le caratteristiche del luogo e dell'istante in cui nasce, per cui un Barolo del 64 è completamente diverso, che ti devo dire, da uno Shiraz del 75 in un'altra zona d'Italia, perché prende le caratteristiche del luogo e dell'istante in cui nasce. Quando nasce la rivoluzione solare, nasce in quel luogo. E non è che tu, solo perché 50 anni prima sei nato a Kathmandu, devi erigere per Kathmandu. Un'altra cosa, io faccio anche quest'altro esempio, no? Per cercare di far comprendere, però, come diceva il Werfel, ogni spiegazione è superflua per chi crede ed è inutile per chi non vuole credere. Però tuttavia qualche volta ci provo, no? E quando mi muovono queste obiezioni, allora io dico loro, per esempio, sulla rilocazione, che è un altro argomento vastissimo, allora loro dicono, dice, sì, ma se uno vive sempre in un'altra città, allora lui perde il cielo natale e il cielo natale diventa di quell'altra città. Ah, io dico, ah. Quindi voi mi state dicendo che se stamattina nasce Mario a Roma e poi dopo 8 ore viene portato a Shanghai, il suo oroscopo è quello di Shanghai, non è più quello di Roma. Cioè, come se lui fosse nato 2 volte. E guarda, purtroppo di fronte a queste enormità io non riesco neanche ad essere diplomatico e molte volte tratto male chi mi dice queste cose, perché alla base di tutto ci deve essere innanzitutto lo studio. Non si possono dire corbellerie simili, che si possono dire solo se non si studia, perché se si studia non si possono dire assurdità di questo genere. Sì, in effetti io poi ho trovato degli autori che sostengono che se uno fa la rivoluzione solare in un posto X, però poi soggiorna in un altro posto per la maggior parte dell'anno, questi erigono due rivoluzioni solari, uno per il giorno del compleanno e un altro come se avessero fatto il compleanno in quella. no, infatti c'è qualcuno che, vabbè, ancora, io scoprii da parte di una cliente che venne una volta, ma dopo molte domande, perché non avevo capito lei dove voleva andare a parare, ma lei stava cercando di mascherare qualcosa. Poi io me ne accorsi, le feci delle domande dirette, venne fuori che lei era andata a fare il compleanno a Milano, non so, negli Stati Uniti, ma era rimasta un mese in quella città, perché il suo astrologo le aveva detto che solo se rimaneva un mese a impregnarsi di quelle energie, poi funzionava quella rivoluzione solare negli Stati Uniti. Allora proprio a lei feci la domanda, dissi, quindi se un bambino nasce ad Ancona stamattina e fra 8 ore viene portato in Giappone, qual è l'oroscopo del bambino? Quello di Ancona o quello del Giappone? Disarmante, come a volte, che ti devo dire, le persone, ma non è che io non credo che ci voglia proprio una cima di grande intelligenza per capire dei concetti che sono fondamentali. Oppure la stessa questione quando nasce un governo, no? Allora io raccomando ai miei allievi, dico per favore, guardatevi voi la trasmissione che a me mi disgusta enormemente, un nuovo governo che nasce, di suggermi, diciamo, tutta quella parte di retorica che gronda tonnellate in quelle sale, no? E ditemi solo quando firma l'ultimo ministro. Allora qualcuno di loro dice, ma c'è quell'altro astrologo che dice che non deve essere, che il governo non nasce quando ha firmato l'ultimo ministro, ma quando firma il primo ministro, che è il primo della lista. Dico, quindi state dicendo che un bambino
nasce non quando viene reciso il cordone ombelicale, inizia la respirazione autonoma e piange perché respira per la prima volta, ma il bambino nasce con la testa impegna la prima parte della vagina, quella è la nascita del bambino, che mi sembra di un'assurdità unica, oppure c'è ancora qualcun altro che dice no, ma il governo nasce nel vero senso della parola, non so, 20 giorni dopo, 30 giorni dopo che hanno firmato, perché siccome mancava un ministro e lo hanno fatto un mese dopo, allora tutto il governo nasce un mese dopo. Dico, quindi se un bambino nasce a una certa ora e poi un mese dopo gli viene trapiantato un rene, noi consideriamo come suo giorno natale il momento in cui gli hanno trapiantato il rene, non quando è nato. Non lo so, mi sembrano cose. Vabbè, come il sesso degli angeli, se vogliamo parlare del sesso degli angeli, parliamo del sesso degli angeli. Bene, grazie allora Ciro. Cioè, Nuranda poi fa un'altra domanda, ma adesso siamo in chiusura. Dice se potete darmi il titolo di qualche libro per potermi documentare. Ma ci sono tutti i libri di Ciro Discepolo, poi se uno vuole ci sono anche altri libri sulle rivoluzioni solari scritti da altri autori, uno se li legge, ho visto che effettivamente molti hanno delle idee diverse, però insomma poi ognuno si farà la sua, insomma. Però Certo. Ciro mi sembra quello che l'ha scelto, che le ha studiate di più, quindi io, diciamo, nel dubbio, se devo dare un consiglio a qualcuno, lo do secondo i tuoi criteri e non secondo quelli di altri. Vabbè, senti, io direi che siamo in chiusura. Non so se tu vuoi adesso parlare, pubblicizzare il corso che farai a maggio, se ti va, altrimenti se no non importa perché. Ma io credo che lo sappiano tutti, perché figurati queste cose hanno una diffusione enorme. Poi quelli direttamente interessati non è che sono i neofiti, però diciamo il corso di astrologia attiva con cui cercherò di festeggiare il mio giubileo professionale, quindi 50 anni di studi di astrologia nei primi mesi del 2020, consiste diciamo nello studiarsi 80 nuove video lezioni che ho preparato apposta, che sono in alta risoluzione, vabbè, questa è una cosa che può servire o non servire, e che soprattutto sono una rilettura critica non solo delle 34 regole, ma di tutta la mia astrologia, 80 lezioni. Critica che vuol dire? Vuol dire che porsi la domanda. Se io sto affermando una certa cosa, questa stessa cosa come è stata descritta dai grandi autori del passato, e allora uno magari analizza, che ti devo dire, proprio la domanda che hai fatto prima, ma tu perché pensi che le rivoluzioni solari siano più importanti dei transiti? Allora andiamo a vedere cosa diceva Isamon Purgo. Cosa diceva Jane Rudyard, cosa dicevano Guchon, cosa dicevano gli altri, e soprattutto, secondo me, si deve usare la lettura critica a fin di bene, per capire meglio le differenze, per capire di che stiamo parlando, perché se uno non conosce la storia dell'astrologia e quello che dicono i grandi autori, allora poi diventa una voce solista, mentre il coro è sempre meglio, no? Poi uno in mezzo al coro sceglie la voce che gli aggrada maggiormente. Bene, allora direi che siamo in chiusura, è stata una conversazione molto interessante, in realtà non è stata una sola, sono state diverse, questa è stata un po' la conclusione della storia dell'astrologia con delle altre domande. Spero che Ciro sarai nostro ospite anche in futuro, qualche altra volta. A questo punto niente, salutiamo e vi diamo l'appuntamento. Avevamo deciso di farlo quindicinale questo di conversazione, invece penso che lo faremo settimanale perché,
altrimenti non riusciamo poi ad esaurire tutta una serie di ospiti. La prossima volta è comunque tra 15 giorni, sbaglio, Stefano? Sì, credo di sì, perché ti eri messo Sì, d'accordo e col il prossimo prossimo ospite ospite. sarà Chiara Capone, la figlia di Federico Capone, delle edizioni Federico Capone, quindi un altro nome dell'astrologia, a cui vorrò chiedere poi perché non vengono più pubblicati libri importantissimi della Federico Capone, che ormai purtroppo non si trovano più. Vabbè, quindi un abbraccio a tutti, un saluto Grazie. e grazie Ciro di essere stato con noi. A voi, buona serata. Grazie Ciro e buona serata, e quindi ci salutiamo con Caruso di Lucio Dalla che tu avevi scelto. Grazie. Ciao a tutti.